Ok. Ehi, hey, Shalom, Shalom, che significa pace nell'antico ebraico. Siamo di nuovo qua per le strade, per le vie, per le piazze, ad insegnare la verità della Bibbia. Noi siamo il vero popolo di Israele, il popolo della Bibbia, ad insegnare la verità della Bibbia al popolo di Israele, agli eletti del popolo di Israele. Perché le Sacre Scritture sono il libro scritto da israeliti per israeliti. E prima di iniziare, come sempre, vogliamo dare tutta la gloria, il potere, le lodi infinite, potere e dominio al Padre Onnipotente, Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai Ba'asham Rukach Dash. Yahawah è il vero nome del Padre, il Dio della Bibbia, che nell'antico ebraico significa colui che esiste. E Yahawah Shai è il vero nome di suo figlio nell'antico ebraico, il Messia, che significa il Salvatore. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino, in inglese la Great Millstone. Loro sono gli uomini, i profeti, i servi, i pastori che l'Altissimo si è scelto per insegnare il 100% la verità della Bibbia in questi ultimi tempi mediante lo Spirito Santo, ok? E Shalom agli eletti in speranza della casa di Israele. E ricordiamo che il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani per la maggior parte, ok? Che attraverso la storia, la genealogia e la profezia sono le 12 tribù di Israele oggi disperse nel mondo. E a coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità e umiltà, Shalom, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai Baraktam. E Tawada, che significa grazie al Padre Onnipotente, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, che ci permette un altro giorno di venire qua, per le strade, per le vie, per le piazze, ad insegnare la verità della Bibbia, a profetizzare la fine e la caduta di questo regno malvagio, il regno di Esau, Edom, i discendenti di Esau, gli Edomiti, l'autoproclamato uomo bianco, che sono i diavoli di questa terra, ok? Sono i figli di Satana, sono coloro che attraverso lo spirito di Satana governano oggi il mondo, ok? E noi siamo qua a profetizzare gli ultimi tempi, a profetizzare la fine e la caduta del regno di questa gente malvagia, ok? E annunciare il ritorno del nostro Amashayak, Yahawah Shai. Vai a... Anzi, quello è il... No, Giobbe 9:24 era? Sì, Giobbe 9:24. Ma perché questo qua mi lo dà tutto diverso? Dipende, quale versione c'hai? Ho preso la... Sì. Ah, sì, sì, quella là, il... Fai l'iter, bravo. L'iter ancora? Ok, quindi... Puoi usare il mio? Vuole proprio rompere adesso, eh? Vai tranquillo, lascialo, no, lascialo. Posso prendere l'altro telefono? Sì, sì, tieni. Giobbe 9. Questo è il libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 24. Vedi, mi dà una traduzione di tutto diverso. Ok. Questo è Giobbe 9, 24. La terra è data in balia dei malvagi. Egli vela gli occhi ai giudici di essa, se non è lui chi è dunque. L'Altissimo, Padre nostro, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, ha dato la terra, il pianeta, il governo di questo mondo nelle mani dei malvagi in questo momento. Se mi puoi prendere Daniele capitolo 2 versetto 31, così facciamo capire perché è passato il regno. I regni passano da un governo, da un impero all'altro, perché l'Altissimo Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, che è il giudice, ok? Non c'è giudice supremo, non c'è nessun giudice sopra l'Altissimo e sopra suo figlio. È lui che decide, che dirige chi mettere a potere e chi togliere. 2:21, Salachia. Questo è il libro di Daniele, capitolo 2, versetto 21. Anzi, inizio da versetto 20. Sia benedetto eternamente il nome del Padre Yahawah Shem Yahawah Shai, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza. Da là dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. E questo è il punto. L'Altissimo depone i re, mette i re, depone significa toglie il re, il regno, e lo dà ad altri. E che rompi il cazzo sta roba? Ma i tuoi si porta via? E ogni tanto me lo fa anche a me, sì. Depone i re. Mi prendi per favore Siracide, capitolo 10, versetto 8, anche dal libro? Siracide? Sirach 10:8 Tawadak. Come dicevo, come abbiamo preso prima il punto, l'Altissimo depone i re e l'Altissimo depone e toglie e l'Altissimo mette questo nuovo regno. E oggi stiamo vivendo nel regno di Esau, Edom, ok? I discendenti di Esau sono gli Edomiti, che sono la autoproclamata razza bianca che oggi governano il mondo. Questo è il libro di Siracide, conosciuto come Ecclesiastico, capitolo 10, versetto 8.
a causa di affari ingiusti, di ingiurie e di ricchezze ottenute con l'inganno. Il regno è traslato da un popolo all'altro. Era, era questo il punto, che a causa della malvagità e delle ingiustizie di questi popoli, l'Altissimo toglie il regno a un popolo e lo dà a un altro popolo. E noi quindi possiamo vedere come oggi chiaramente questo regno è governato dai malvagi. Si sente proprio nell'aria, lo respiriamo proprio come questo regno appartenga ai malvagi. E quindi, come ci dice la scrittura, attraverso questo, attraverso vedere come a causa della malvagità e delle ingiustizie di un regno, l'Altissimo toglie il regno e lo dà ad altri. Ma oggi siamo arrivati alla, se prendiamo come misura del tempo, e per misurare il tempo lo misuriamo sempre attraverso le sacre scritture, attraverso la statua di Daniele, sappiamo che questo regno nel quale stiamo vivendo è il regno dei Romani, l'impero romano 2.0, e che dopo questo regno qua, il mondo, il governo del mondo sarà dato nelle mani di suo figlio, Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, e il regno che viene dopo questo sarà un regno eterno, ok? Quindi noi oggi stiamo profetizzando la fine e la caduta di questo regno, che tra l'altro è la buona notizia, ok? Il Vangelo. Vangelo che significa buona notizia. Qual è la buona notizia che il Signore ci è venuto a portare? La fine di questo regno malvagio e annunciarci il suo regno che il Padre ha dato nelle sue mani, è il regno eterno, ok? Se vogliamo andare riprendimi casomai Giobbe 9:24. Questo è il libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 24. La terra è data in balia dei malvagi. Egli vela gli occhi ai giudici di essa, se non è lui chi è dunque? Quindi vediamo che la terra è data in balia dei malvagi. E questi malvagi velano gli occhi dei giudici di essa. Chi sono i giudici di questa terra? Il Padre e il Figlio. Come hanno velato gli occhi, dandoci un'immagine falsa di suo figlio, mettendo l'immagine di un bianco dai capelli lunghi, quale Cesare Borgia, figlio di Rodrigo Borgia, dandoci un'immagine sbagliata del Padre, dell'Onipotente, del Dio. Ci hanno dato un'immagine di un Dio omosessuale, tra virgolette, possiamo dire le chiese. Ci hanno dato l'immagine di un Dio a quale tutto è permesso, a quale un Dio che non vi preoccupate, che anche se pecchiamo non c'è retribuzione, non c'è castigo, ok? Hanno velato l'immagine dei giudici di questa terra, del Padre e del Figlio, dandoci delle false immagini, dandoci delle false personalità del Signore. Infatti, come ho detto, attraverso la Chiesa insegnano un Dio al quale, anche se pecchiamo, dietro il peccato non c'è un castigo, non c'è una punizione. Ci hanno detto che è venuto suo figlio, che si è sacrificato per noi, quindi siamo tutti quanti perdonati, e quindi non c'è... Nessuno sarà condannato, ok? Questo non è biblico, questo non è la verità della Bibbia, perché la Bibbia parla di un Dio grande e terribile, grande in misericordia e terribile nei suoi giudizi. Perfetto. Qua non mi dà. Questo è il libro di Isaia, capitolo 29, versetto 16. Che perversità è la loro, è la vostra. Il vasaio sarà egli reputato al par dell'argilla, sì che l'opera dica dell'operaio, egli non mi ha fatto. Sì che il vaso dica al vasaio, non ci capisce nulla. Cioè, questo è quello che fanno questi malvagi, no? Cioè, in realtà, se andate a fare la traduzione giusta di questo versetto, dice che come girano le cose, ok? L'aggiramento, per mettere in parole chiare. Cioè. Perché come dice il fratello, che la terra è data in balia ai malvagi, hanno girato tutto, hanno coperto la faccia dei veri giudici che sono i figli di Israele, ok? Leggendo dal libro di Cronache, vediamo che i veri giudici sono i figli di Israele, perché quello che è stato dato a noi sono leggi e giustizia, ok? Perciò coloro che hanno la vera legge possono giudicare. E cosa hanno fatto questi malvagi che sono entrati in potere? Hanno cambiato l'immagine di questi giudici e hanno messo loro il loro volto, hanno cominciato a pervertire la verità, a cambiare, okay? Hanno cambiato, diciamo, tutto. Che gran parte di questo versetto dove si dice
che hanno cambiato il volto, il velo dei suoi giudici, a partire dal padre e dal figlio, che sono i due giudici più grandi. Gran parte di questo è successo nel periodo del Rinascimento con l'iconoclasia, ok? Infatti abbiamo qui delle immagini prima del tempo del Rinascimento, prima che i diavoli che oggi governano il mondo entrassero in potere e convertissero le immagini, cambiandole e dandogli, sbianchizzando praticamente, ok? Hanno sbianchizzato le immagini dei profeti, le immagini dei re, hanno sbianchizzato le immagini del popolo santo della Bibbia, del popolo di Israele. E automaticamente hanno velato come dice, hanno velato gli occhi ai giudici di essa, mettendo un velo davanti alla verità del padre, alla verità del figlio, alla verità del popolo di Israele. Facendo questo, cosa hanno fatto diventare? Ci hanno fatto diventare praticamente comuni, normali, quando noi, il popolo di Israele, fin dal principio siamo sempre stati un popolo separato, consacrato all'Altissimo. Anzi, come dice la scrittura, Yahweh Bashem, Yahweh Shai ci ha separato dagli altri popoli affinché noi potessimo essere il suo tesoro particolare in mezzo agli altri popoli. Questo è Deuteronomio capitolo 7 versetto 6, dice: infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, il tuo potere ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Quindi ha separato il popolo di Israele, lo ha santificato, che la parola santo viene dall'ebraico con kadash, che significa separato. Quindi santificare significa separarci dagli altri popoli, separarci dallo stile di vita, dagli esempi, ok? Dalle tradizioni degli altri popoli. Questo è quello che ha fatto. Invece i malvagi di questi tempi, gli edomiti, cosa hanno fatto? Nascondendo la vera identità al popolo di Israele attraverso l'inganno, attraverso riscrivere la storia, perché c'è un detto antico che dice: colui che vince scrive la storia. In Primo Maccabeo che hanno dipinto il loro Primo Maccabeo 3:18, se non sbaglio, dice: hanno togliendo cambiando la storia, praticamente, quindi dandoci nomi come nigeriani, come peruviani, come brasiliani, ci hanno fatto perdere la nostra eredità, facendoci crescere una generazione dove noi ci chiamiamo boliviani, ma non sappiamo manco che cosa significa Bolivia, oppure come i colombiani. Da dove viene la nome Colombia? Colombia viene da Cristoforo Colombo, che ha dato il suo nome alla terra, che tra l'altro è una pratica che fanno i malvagi. La Repubblica Dominicana, Domenico è il papà di Cristoforo Colombo e ha dato il suo nome alla Repubblica Dominicana. Da qua noi, la stessa cosa oggi con i nostri, gli israeliti che si chiamano afroamericani. Da dove viene il nome America? Da Amerigo Vespucci. Gli africani, che diciamo: ah, noi siamo Africa. Da dove viene il nome Africa? Viene da Leo Scipio Africano, Scipione l'Africano, che è un romano che ha vinto la battaglia contro Annibale, ha conquistato le terre che prima si chiamavano terre di Kush, d'Etiopia, e gli ha dato il nome Africa. Quindi vedere che noi, attraverso la storia, perché prima di tutto per comprendere le Sacre Scritture bisogna conoscere la storia, attraverso la storia vediamo che questi malvagi, c'è un precetto che dice che hanno dato il nome alle loro terre. Si trova in Deuteronomio capitolo... Salachia. Deuteronomio... No. Andratissimo dieta. Geremia 19:14. C'è un precetto, se lo riesci a trovare. Sì, lo trovo. Trovato. Che vediamo quindi attraverso la storia come i malvagi hanno cambiato i nomi alle terre, e praticamente noi che cresciamo, nasciamo, quando rinasciamo ci hanno già dato una nazionalità, ci hanno dato già una bandiera e ci hanno dato anche l'inno, te cantate voi, cioè praticamente non siamo più perdiamo la nostra eredità Israele e ci trasformiamo nella nazione dove si nasce. E questo ce l'hai, questo precetto? Questo è il libro di Salmi, capitolo 49, versetto 11. L'intimo loro pensiero è che le loro case dureranno in eterno e le loro abitazioni d'età in età. Danno i loro nomi alle loro terre. Questo è lo spirito dei malvagi, ok? Danno i nomi alle loro terre per far durare il loro nome in eterno. Per far vedere quanto sono carnali, ok? Quanto sono carnali, durano in eterno loro attraverso
attraverso i nomi che danno, attraverso le statue che si costruiscono. Questo è proprio lo spirito dei malvagi. Ma qua il punto è far vedere che loro danno i loro nomi alle, loro alle terre che conquistano con il sangue, con la distruzione, con l'inganno, ok? Danno i nomi alle loro terre, quindi noi andiamo a perdere la nostra, le nostre origini, andiamo a perdere la nostra discendenza. E quindi qua torniamo a Giobbe 9,24, egli sta parlando dei malvagi. Come dice Giobbe 9,24? La terra è data in balia dei malvagi. Ok? Innanzitutto dovremo anche per andare in noti, dovremo spiegare chi sono i malvagi. Mi puoi andare in Malachia, capitolo 1. La terra quindi è data in balia dei malvagi e questi malvagi velano gli occhi di essa. Come la velano, come abbiamo visto, attraverso nascondere la verità del Padre, dando attraverso le religioni. Ogni religione ha un Dio diverso, lo chiamano in modo diverso, anche quelli che lo chiamano semplicemente Dio lo insegnano in modo diverso, insegnano che puoi fare quello che vuoi e non ti devi preoccupare, non ci sarà nessun castigo, che il Signore è il Dio della Bibbia, e devo prendere questo precetto per farvi capire la natura del Padre Onnipotente. Queste Galati capitolo 6 versetto 7 dice non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Quello ve lo insegna la Chiesa, ve lo insegnano le religioni, no? Vi insegnano che è venuto il figlio, che si è fatto crocifiggere, quindi siamo tutti quanti perdonati dai peccati. Prendete questa dottrina e buttatela nel cesso, che questa dottrina non vale. Questa dottrina vale prima di tutto solo per il popolo di Israele. E poi c'è una clausola. C'è un patto che il Signore Yahweh Shai ha detto, ok? Ha detto per coloro che si pentono e si ravvedono saranno perdonati dai peccati. E voglio confermarlo con un precetto. Arrivo subito. Questo è Luca. Questo è Luca capitolo 17. Versetto 3, qui è il Signore Yahweh Shai che parla, dice: state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca, riprendilo, e se si ravvede, perdonalo, ok? Quindi, e tra l'altro è il messaggio che nostro Signore Yahweh Shai, il primo messaggio che è venuto a portare, Matteo capitolo 4, versetto 17, dice: e il Signore Yahweh Shai iniziò a predicare dicendo, ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Quindi il perdono dei peccati, senza un pentimento e un ravvedimento, non ci sarà. Vai a... Questo è il libro di Malachia, capitolo 1, versetto 1. Qui per rispondere, la terra è andata in balia dei malvagi. Chi sono i malvagi? E so io. Allora, Malachia 1, 1, oracolo, parola dell'Eterno. Perché è anche importante che noi capiamo come base, come latte di questa verità, a camminare in questo mondo, a capire chi sono i giusti e chi sono i malvagi, ok? Chi sono i figli dell'Altissimo e chi sono i nemici dell'Altissimo. Perché Yahweh Hashem, Yahweh Shai, non ha creato tutti gli uomini e tutti quanti siamo suoi figli, ok? Ha creato tre distinte razze di persone. Ci sono i suoi figli, Israele, Yasharala e le 12 tribù. C'è la razza di Esau, Edom, che sono la razza dei malvagi. E ci sono i gentili, che sono le altre nazioni. Ok? Quindi ci sono tre differenti categorie di persone. Non siamo tutti quanti figli di Dio. I figli di Dio sono coloro che il Padre si è scelti e che ha dato i suoi comandamenti. Però adesso sto andando a toccare un altro punto. Infatti è molto importante quello che dice il fratello adesso, di capire chi è chi. Can. Perché questo è l'inganno più grande che i malvagi hanno usato finora, ok? Hanno cercato di nascondere dietro identità che non è loro. Il libro di Primi Corinzi ce lo dice che anche Satana si traveste come un angelo di luce. Angelo di luce. Ok? Perciò se tu non conosci chi è il malvagio, se non conosci chi è tuo nemico, se non conosci chi è tuo fratello, ti fai prendere da là, ti fai prendere da tutto. Cadi nella rete del nemico. E okay. Questa è confusione. È confusione. Il padre è in ordine. Tutte le cose si hanno fatte in ordine. Il padre ha creato diversi vassoi. Vasi. Ha creato diversi vasi. Ha creato un vaso a onore e un altro vaso a disonore. Ok? Perciò il padre stesso ha creato tutte queste cose qui, sia bene, male. È questo che la Chiesa non insegna ed è questo che la gente non capisce. Che non credono che il padre fa solo il bene. Se vuoi prendere per piacere... Questo è secondo Timoteo. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 20 dice: in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e vasi d'argento. Per vasi
è una, un sinonimo, una metafora per chiamare gli uomini, ok? Dice, perché alla fine siamo vasi, ok? Siamo vasi. Questo corpo è un vaso. Il padre mette lo spirito, ok? Nel vaso cosa ci va? L'acqua, no? L'acqua. E qual è il sinonimo per l'acqua? La parola, can. Parola, queste, secondo Timoteo 2:20 dice, in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'argento, vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Ok? Questo fa capire che il padre ha creato diverse persone, ok? E non ha creato tutti uguali, ok? Il padre ha creato diverse persone e non ha creato tutti uguali. C'è una predestinazione dietro a questa creazione. C'è un vaso d'oro, c'è un vaso d'argento, c'è un vaso di legno, c'è un vaso di argilla. Così il padre ha creato tutti. Ha creato tutti e ha separato anche i figli di Israele. Qual è quel precetto là? Che il padre ha creato le nazioni e ha separato Israele. Te lo prendo. Queste ce l'avevo già qua, pensa lo spirito. Calalaya bashemio, sai. Questo è Deuteronomio capitolo 32, versetto 8, dice: quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini. Quindi già vediamo. Salaga, il primo separatista è il padre. Ok, il padre non ha creato tutto, perché l'inganno che questo mondo cerca di usare, usano un termine, quel termine è universalismo. Ok? Il padre non ha nulla a che fare con universalismo. Il padre non ha creato tutti per essere insieme. Sì, che dico, okay? Inganno is a trick. Sì, che dicono è un Dio di unione. Dio amore, Dio è unione. Dio amore, Dio unione, leggiamo qui. Deuteronomio capitolo 32, versetto 8, dice: quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele. I figli dei uomini, come aveva detto il fratello, se state prestando attenzione, il fratello ha detto che siamo divisi in tre. I figli del padre, i figli di Dio, che sono i così chiamati angeli caduti, parlato nel Genesi, ok? Ci sono i figli dei malvagi, che adesso vi leggeremo, e ci sono i figli degli uomini, che rappresentano tutte le nazioni. Allora il padre ha creato tutti, e ha separato i figli degli uomini, che sono le nazioni, e ha dato la propria proporzione a Israele, perché il padre ha a che fare con un solo popolo, Israele. Se leggete la Bibbia bene, la Bibbia parla di un popolo. La salvezza è solo per quel popolo là, perché come fai a peccare se non ci sono leggi? L'unico popolo che può peccare, se dobbiamo essere tecnici, è Israele, perché le leggi e i comandamenti sono stati dati a Israele, ok? Infatti, come dice il libro di Salmi, che il Dio delle nazioni sono idoli, ok? Ora, tornando al malvagio, questo è il libro di Malachia, capitolo 1, versetto 1, dice: oracolo, parola dell'Eterno, rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io leggo. Vai. Io vi ho amati, dice l'Eterno, e voi dite: in che ci hai tu amati? E questo è Israele, ok? Il padre dice che io vi ho amato, ma noi diciamo: ma come ha fatto amarci se siamo poveri, se siamo sotto nella società, se siamo messi male così? Come ci hai amato? Infatti, se tu cammini per strada e dici a un latino o dici a un negro che tu sei un israelita, sei un figlio di Dio, la prima cosa che gli passa per la testa è che tu sei matto, perché non ci crede proprio. Perché se sono figlio di Dio dovrei stare bene, dovrei avere tutto. Ma no, succede tutto questo perché noi avevamo un accordo che abbiamo sigillato con il sangue, libro di Esodo 24, versetto 8, e ci sono delle clausole. Se tu firmi un contratto e tu non sei, cioè, per esempio il calcio, non è che io firmo un giocatore, ok, con un contratto, e il giocatore si sveglia domani e fa, oh, dice, voglio, no, ci sono delle clausole. Cioè, ci sono degli allenamenti fissati, ci sono delle partite. Noi abbiamo fatto un patto con l'Altissimo, ai piedi del Monte Sinai, ok? Abbiamo fatto un patto poi tra l'altro confermato con il sangue,
che Mosè ha sparse su, tutta, su tutto il popolo di Israele. Noi abbiamo detto sta bene, vogliamo far parte. Mosè ci ha dato i comandamenti, gli statuti, i precetti del Padre, e noi abbiamo detto sta bene. Questa cosa che stai dicendo, tiralo, Deuteronomio 28:15. Questa cosa che stai dicendo, così, giusto per farvi vedere, perché e noi se dispezziamo questa clausola, ok? Che cosa succede? Ci sono delle conseguenze da pagare, e queste sono le conseguenze. Ecco perché siamo visti come pezzenti, siamo visti come nulla, perché abbiamo disobbedito i padri. Questo momento ci troviamo sotto punizione, quando tu disubbidisci al tuo genitore, il tuo genitore ti mette in castigo, ti dà una punizione. E in questo momento, se voi vi chiedete perché il popolo di Israele oggi è chiamato terzomundista, siamo i popoli del terzo mondo, siamo i più poveri, i più discriminati, i più sofferenti in questa società di oggi, perché siamo sotto castigo e punizione. Però ricordatevi, come dice la scrittura, il buon genitore corregge colui che ama. Quindi se siamo corretti significa che il padre ci ama. Perché? Perché ci vuole insegnare a vedere che cos'è il male e che cos'è il bene, così che noi potremo essere dei buoni amministratori per il regno di suo figlio, Yahweh Shai, ok? Questo guarda, ti appoggio velocemente. Questo è il libro di Ebrei, capitolo 12, versetto 6. Perché il Signore corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliuolo che Egli gradisce. Ok? È quello che il fratello sta dicendo. Il padre, se ti ama, ti punisce se tu commetti errore. È come avere un figlio. Il tuo figlio fa delle cavolate e tu stai sempre zitto. Quel figlio sarà un bastardo da grande. Sì, ma c'è proprio... Nel libro dei Proverbi, nel libro dei Salmi, si dice proprio che se educhi tuo figlio con la verga, quindi in maniera dura, ne avrai soddisfazioni. Ma invece se tu scherzi troppo con tuo figlio e lo lasci, fa che dopo ne avrai angoscia, avrai tempi, perché sono disubbidienti alla fine poi i figli, ok? Invece noi dobbiamo temere il padre, i nostri genitori, così come dobbiamo temere l'Altissimo, perché è un'autorità che noi abbiamo. Perché senza quell'autorità, è un po' come se vogliamo mettere... i ragazzi che spacciano al parco, ok? Sono lì che spacciano al parco. Quando vedono i carabinieri e la polizia, come fanno? Si mettono subito lì sugli attenti, subito che hanno paura. Cioè quel timore lì, quel timore simile, che quando vediamo quella figura autoritaria di un carabiniere, di una polizia che ci dice: oh, fammi mettere in regola, sennò questo mi arresta, questo... Anzi, in America sono ancora peggio di come sono qua in Italia. Comunque quel timore là è un'indicazione del timore che noi dobbiamo avere per l'Altissimo, e quindi cercare di osservare i suoi comandamenti al meglio delle nostre possibilità. Se no, siamo bastonati, siamo castigati, e questo è il motivo per il quale oggi siamo qua. Infatti lo leggiamo in Deuteronomio 28:15, dice: ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compieranno per te. Siamo stati avvisati, siamo stati avvertiti, ok? Ci ha anche avvertito, la cosa meravigliosa è la misericordia grande che il Padre fa, che non è che ci ha avvertito una volta sola, ma ci ha avvertito più volte, e come ci avverte? Attraverso i suoi profeti. E oggi siamo qua noi ad avvertire il popolo di Israele. Noi non siamo qua a dire: ehi, entrate nella nostra religione. La nostra non è nessuna religione, ok? La Bibbia non parla di religioni, e le religioni non sono bibliche. Noi siamo profeti dell'Altissimo, avvisando le pecore smarrite del popolo di Israele, chiamandole al pentimento e al ravvedimento, a tornare a servire il Dio della Bibbia, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, ok? Questo è quello che stiamo facendo noi, stiamo avvertendo il popolo di Israele. Faccio un passo dietro quello che dice il fratello. Il fratello ha parlato del timore, ok? Il gran problema di tutto questo è perché a noi manca il timore al padre, come ha fatto un bel esempio prima. Quando un uomo c'ha il timore verso il padre, cerca la verità e fa la volontà del padre, come dice il libro di Proverbi, capitolo 9, versetto 10. Il principio della sapienza è il timore dell'Eterno, e conoscere il santo è l'intelligenza. Conoscere il padre, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, è la vera intelligenza, ok? Perché questa verità ha a che fare con il passato, il presente e il futuro. Nessuna scuola o università ti darà la sapienza che il padre ti dà. E tutto questo torna nel chiedere. Yahweh Shai stesso dice: chiedi e ti verrà dato, bussi e la porta ti verrà aperta, ok? Perciò se voi cercate il padre con sincerità, come dice il libro di Giacomo 1:5, chi cerca il padre, chi prega il padre con sincerità e chiede per la sapienza, il padre lo darà.
ok? Perché la cosa più intelligente, la cosa più importante da trovare è la sapienza, come dice qui il libro di Proverbi, capitolo... Ti posso dare un precetto? Vai. Queste Salmi, capitolo 119, qua per farci proprio su questa storia mettiamo il punto con questo precetto, dice... Salmi 119, versetto 71, dice... È stato, questo è il re Davide che parla, ok? E sappiamo che il re Davide è un uomo che ha camminato secondo il cuore del Signore, secondo la mente del Signore. Salmi 119, 71 dice: è stata un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. La legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro e d'argento. Ma qua è il punto che il re Davide riconosce che è stato un bene per lui l'afflizione che l'Altissimo gli ha dato, perché imparassi i tuoi statuti e le sue leggi. Capito? Perché noi ci mettiamo in regola, ci mettiamo in riga. Quando conosciamo che siamo sotto maledizione, sotto castigo dell'Altissimo per aver violato i nostri comandamenti. Anzi, semplicemente noi quando andiamo a leggere le scritture ci rendiamo proprio conto che tutta la nostra vita abbiamo cagato fuori dal cesso praticamente. Ci siamo comportati in una maniera al di fuori di come l'Altissimo ci ha indicato. Noi ci rendiamo conto di questo. E quindi per questo che per mezzo dello Spirito Santo... Quando leggiamo le scritture, e dico per mezzo dello Spirito Santo perché le scritture sono state scritte dallo Spirito del Padre attraverso gli uomini e le impariamo attraverso lo Spirito, piccola parentesi, come dice il Signore Yahweh Shai, io manderò il Consolatore, che è lo Spirito Santo, e il Consolatore vi insegnerà tutto quello che io vi ho detto. Quindi attraverso lo Spirito Santo noi leggiamo le scritture e diciamo wow, noi finora abbiamo camminato fuori dalla via del Padre, quindi ritorniamo. Questo è il libro di Geremia, capitolo 16, versetto 19. O Eterno, mia forza, mia fortezza e mio rifugio nel giorno della distretta, a te verranno le nazioni dalle estremità della terra e diranno: i nostri padri non hanno ereditato che menzogne, quando parla vanità di... Salaghia, e cose Salaghia. Che non giovano a nulla. Salaghia, quando parla di nazioni sta parlando di israeliti dispersi tra le nazioni? Che come dice questa scrittura qua, includendo anche tutti, perché tutti se ne accorgeranno che hanno ereditato menzogne. Sì, che dai loro genitori hanno ereditato menzogne. Ok. Vogliamo tornare in Malachia? Libro di Malachia. Quindi vediamo qua che nel libro di Malachia l'Altissimo sta parlando ai suoi figli, a Israele, che rispondono, leggi va. Questo è Malachia capitolo 1, versetto 1, oracolo, parola dell'Eterno, rivolta a Israele, per mezzo di Malachia. Rivolta a Israele, okay. Io vi ho amati, dice l'Eterno, ma perché qui non c'è scritto la parola dell'Eterno rivolta al mondo? Mm-hmm. Ma è preciso, rivolta a Israele, perché il padre ha a che fare solo con Israele. Magari poi ti possono dire, ma quello è l'Antico Testamento, no? Il Nuovo Testamento dice che la parola è per tutti. E invece se andiamo in Giacomo, Nuovo Testamento, capitolo 1, versetto 1, dice: Giacomo, servo di Dio e del Signore Yahweh Shai Mashiach, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Saluti, Shalom. Ma perché non ha parlato al resto del mondo? Nuovo Testamento. La gente, vedete, è importante conoscere questa verità. Perché questa verità vi farà capire bene chi è tuo nemico, chi sta dalla tua parte. Perché cosa insegna la Chiesa? La Chiesa insegna solo confusione. Che cosa vuol dire confusione? La parola con vuol dire con, ok? Fusione vuol dire un misto, ok? Quindi confusione. È questo che insegna la Chiesa, che tutti va bene, venite tutti. Non importa se sei edomita, addirittura se sei... il pagliaccio del Vaticano, il demone del Vaticano, il Papa, dice che anche i gay... Aspetta, fammi fare attenzione qua a quello che dico nel video, sennò ci bloccano. Anche ci bloccano. Che anche gli omosessuali sono figli di Dio, anche loro devono avere una famiglia. Infatti, prima di uscire dalla chiesa dei mormoni, ok... Proprio poco prima di uscire avevano fatto un annuncio, ok, dicendo che nella chiesa sono benvenuti anche gli omosessuali, ok? Se non sbaglio, se mi ricordo bene, avevano anche detto che potevano ricevere tipo il sacerdozio di Aarone, tipo, ok?
E questo per farvi capire come che pian pianino si fanno vedere le loro corna, perché non hanno mai fatto la volontà del Padre, ok? Prima di tutto, se, avendo proprio la licenza C01, ok? 501 C3, avendo quella licenza, vuol dire che tu stai firmando un patto con lo Stato di tenere, per tenere la gente in ignoranza. Sì, quello diciamo che questo contratto, che non è un patto, è proprio un contratto ufficiale. Le religioni hanno un contratto ufficiale con lo Stato, il governo, la bestia, ha un contratto con le religioni che si chiama 501C3, che praticamente si impegnano a non prendere le tasse dalle religioni, a non prendere le tasse dalle chiese, così, però a patto che le religioni, quando insegnano le scritture, le insegnano senza essere senza fondarsi, senza basarsi sulle fondamenta storiche, ok? Quindi tenendole in maniera esoterica, in maniera mistica, come delle cose. Sì, confusione. Ok? Non ti danno una base storica a dire, ti insegnano a livello storico, e poi devono tralasciare alcune verità, come togliere il colore del popolo di Israele, per non far sapere a coloro che oggi sono sotto nella società che in realtà sono i figli di Dio. Ci sono alcune clausole che hanno dato, che non devono essere parziali nell'insegnare le scritture, ok? Non devono essere completi. E poi devono includere tutti quanti, che la parola deve essere data a tutti quanti. E tutto questo è stato anche fatto attraverso il concilio di Nicea, concilio di Efeso, concilio di Roma, concilio del Vaticano, tutte queste qua che hanno apportato queste modifiche. Questo è per provare quello che sto dicendo. Dice Isaia capitolo 8 versetto 20, dice: alla legge e alla testimonianza, quindi basandoci sulle scritture, dice: se il popolo non parla così, cioè una traduzione più corretta nella King James Version dice: se non parlano così al popolo, cioè secondo la legge e secondo la testimonianza, significa che in loro non c'è nessuna luce. Quindi, come abbiamo detto, le religioni quando insegnano che, come il demone del Vaticano, insegnano che anche gli omosessuali sono figli di Dio, non parlano secondo la legge e secondo la testimonianza. Perché la legge parla chiaro in Levitico, prendo velocemente, ci sono più precetti. Questo è Levitico capitolo 18 versetto 22, dice: non avrai relazioni carnali con, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. La Bibbia parla chiaro. Quindi perché queste... noi, come dice il Signore Yahweh Shai, riconoscerete i falsi profeti dai loro frutti. Li riconosciamo dai loro frutti. Quindi vediamo che la scrittura dice chiaramente, la parola del Signore ci dice chiaramente, prendo un altro precetto velocemente. Ma scusami, è importante quello che ha detto il fratello prima, quando ha tirato fuori il libro di Isaia, capitolo 8 e 20. Solamente quel precetto deve essere nella fondamenta del cervello di tutti, perché il precetto dice: se non parlano d'accordo in accordo a quello che è scritto qui, è perché non c'è luce in loro. La Bibbia lo dice. Allora, se un uomo viene a predicarvi qualcosa altro, è questo che muniva l'Apostolo Paolo. Se un uomo viene a predicarvi un Vangelo che non ha nulla a che fare con quello stabilito, è un messaggero di Satana. Infatti, sì, come abbiamo detto, alla legge e alla testimonianza, se non parlano così al popolo, significa che in loro non c'è nessuna roga. E noi comunque, da questo li riconosciamo. E Padre, c'è un giudizio per ognuno di voi che prendete questa verità e lo fate diventare qualcosa di lucrativo, ok? Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 22, versetto 18, dice: io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, il Padre Yahweh Shem Yahushai aggiungerà i suoi mali e le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, il Padre Yahweh Shem Yahushai gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della città santa, delle cose scritte in questo libro qui. Chi teme davvero l'Altissimo si sta molto attento, molto cauto, presta attenzione a non aggiungere nulla alle parole che l'Altissimo ci ha dato e a non togliere nulla. Perché il castigo è garantito, ok? Yahweh Bashem, Yahweh Shai, come dice la scrittura, non è un uomo da poter mentire, ok? L'Altissimo non è un uomo che mente, che dice che fa una cosa e non la fa.
Si è detto che se aggiungi sarà aggiunto ai tuoi mali e se togli sarà tolto dall'albero della vita. Temi queste parole e quando studi ed esamini le scritture, presta attenzione, ok? Prima di dire una cosa, pensaci bene, ok? Per appoggiarti, questo è Deuteronomio capitolo 4 versetto 2, dice: non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore vostro potere che io vi prescrivo, ok? Chiaro? È facile questa verità, ok? Per questo Yahweh Shai ci ha detto vicino a noi: dovete essere come bambini, perché i bambini la possono ricevere. Se sei umile come un bambino a dire tutto quello, puoi avere 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 100 anni puoi avere. Se sei umile a tornare bambino a dire: voglio ritornare ad imparare da capo, dalla verità della Bibbia, è facile imparare le scritture. È quello che oggi stiamo dando il latte. Oggi vogliamo dare il latte insegnando, mostrandovi chi sono i malvagi su questa terra, ok? Vuoi tirare fuori un precetto o andiamo avanti con Malachia? Sì, andiamo avanti con Malachia. Anzi, no, no, anzi, scusami, tiro fuori un precetto. Okay? Anche a me è venuto in mente un precetto, che noi se stiamo avvertendo chi sono i malvagi, voglio tirare fuori Ezechiele 33. Cazzo! Volevi tirarlo fuori adesso? Sì. Calalo Yahobashi Neosha. Siamo d'accordo? E anche nell'Ezechiele 3:18 anche. Io volevo tirare fuori Ezechiele. E se dico... Canche. Non mangiare. Sì, è quello. Questo è Ezechiele capitolo 33 versetto 7. Dice: ora figlio d'uomo, io ho stabilito... Anzi, parto dal versetto 1. Dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro: quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo, se qualcuno, pur udendo il suono del corno... Allora, cosa sta leggendo il fratello? Noi siamo dei guardiani per la casa di Israele. I profeti sono dei guardiani della casa di Israele. E lo spiego spesso. Se guardate nell'antichità, facevano la città e costruivano una torre che è sempre più alto del resto di tutte le case. Ok? Lì sopra ci stava un guardiano. Il suo lavoro era quello di guardare lontano. Se vedeva il pericolo avvicinare, lui suonava la tromba per avvisare a tutti che c'è pericolo in arrivo. Questo è il lavoro dei profeti. Quando vediamo arrivare il pericolo, dobbiamo suonare la tromba per avvisare alla gente che guarda, sta arrivando un pericolo. Ed è quello che facciamo facendo questo lavoro qui, perché c'è un pericolo che sta arrivando. Questa società sta per cambiare, ok? Giudizio sta per arrivare su questo posto e non sarà mai più uguale come la vedete oggi. Andrà sempre in peggio. Allora, per non essere vittima di quello che sta per arrivare, stiamo qui a chiamare i nostri fratelli, che sono così chiamati negri, latini americani, nativi americani, latini, e tutti i figli di Israele che sono in diverse parti del mondo, che possono assomigliare tutte le nazioni dove si trovano. Li stiamo chiamando, suonando questa tromba. Ora sentiamo cosa succede se noi non facciamo questo lavoro qui. Ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Ok? Se uno sente questa tromba e decide di ballare, se senti la tromba di guerra e decidi di ballare, sono cavoli tuoi, ok? Se muori... Salaglia, se ti interrompo. No, semplicemente tu hai, come dice la scrittura, tu hai detto che sta arrivando un attacco, ok? Qua dice sta arrivando un attacco dei nemici, ok? Che stanno... E questo attacco che noi vediamo attraverso i nemici è questa quarta rivoluzione industriale, che quello che vogliamo spiegare è che chi sono i nostri nemici, chi sono i malvagi e come ci stanno attaccando. Perché noi quello che stiamo facendo da sentinelle, stiamo avvertendo il popolo a dire: ehi, ci stanno attaccando. Come ci stanno attaccando? Attraverso questa quarta rivoluzione industriale, che arriveremo anche a quello, che inizia con questa pandemia, con il prendere questo veleno, con avere un'identità. Un'identità digitale. E tutto questo è quello che poi porta al marchio, ok? All'MOTB, al marchio della bestia, che è il chip. Tutto questo arriva qui. Noi stiamo avvertendo di questo attacco.
ok? Al popolo di Israele direi non prendete nessun veleno e soprattutto non prendete nessun marchio, perché i malvagi hanno come compito di quello di fare questo, ok? Vado avanti. Sì. Dice: egli ha udito il suono del corno e non se n'è curato, il suo sangue sarà sopra di lui. Se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Perché l'uomo saggio, c'è la scrittura che dice, l'uomo saggio sente queste cose e corre e va in velocità a cercare di sistemarsi la vita, ok? Presta attenzione, l'uomo saggio sente queste cose qui, avrà più timore del padre e cerca, fa tutto il suo meglio. Se la gente ai tempi di Noè avesse prestato attenzione a Noè, avrebbe scampata la vita, perché Noè, mentre costruiva l'arca, avvertiva che ci sarebbe stato un diluvio. Quando prima che veniva la distruzione del regno del nord, di Samaria o di Gerusalemme, Yahweh Bashem, Yahweh Shai aveva suscitato profeti, Isaia, Geremia, che erano lì ad avvertire il popolo, a dire che sarebbe arrivato questo se non si fossero convertiti. Yahweh Shai profetizzò che ci sarebbe stata la distruzione di Gerusalemme, e quindi di andare via senza guardarsi indietro, ok? Quindi se avessero prestato attenzione avrebbero salvato la vita. Chi presta attenzione avrà salva la vita. Ma quello che qua il padre sta dicendo, quello che la parola di Yahweh Bashem, Yahweh Shai ci sta dicendo, è che noi come sentinelle dobbiamo, ok? È un dovere per noi venire per le strade, per le vie ad avvertire, e coloro che ascoltano, se non presteranno attenzione, il loro sangue cadrà sulle loro teste. Ma se noi sappiamo quello che sta per accadere e non veniamo qua fuori a dirlo, quindi significa che non stiamo avvisando, significa che il sangue della gente che noi non abbiamo avvisato ricadrà sulla nostra testa, nelle nostre mani, e noi non vogliamo questo, ok? E infatti sono tutti, qual è? Sono tutti colpevoli di questa cosa, le chiese, il Vaticano, i profeti falsi, siete tutti complici di questa cosa, colpevoli, ok? Se non vi ravvedete, la distruzione arriva e il vostro sangue sarà sulla vostra testa. Che loro predicano pace e sicurezza. Quando non c'è pace. Quando non c'è pace non c'è sicurezza. È come questo guardiano che vede arrivare il pericolo, e lui suona una tromba di matrimonio anziché suonare quello di guerra. Sì, che poi in Israele c'erano trombe adibite, sì, a ogni cosa. C'era il suono per che, ogni... Che quando facevano un suono era per chiamare agli attenti, per chiamare alle armi il popolo di Israele. Invece c'era un suono per chiamare le altre tribù, le altre c'era gente a venire a fare ogni, festa. Per ogni cerimonia. Quindi immaginatevi, è come ai tempi vedevano i nemici arrivare e al posto di suonare la tromba perché sta arrivando la guerra, a oggi le religioni vi stanno suonando la tromba per fare festa. Eh sì. Ok. E i stolti sentiranno la tromba di guerra dai profeti, ma comunque si metteranno a ballare come fosse festa. Ma ditemi quale religione, quale setta ha dei profeti in mezzo alle strade, in mezzo alle vie, a predicare, ad avvertire questo? Ad avvertire del giorno, dei giudizi, dei flagelli, delle calamità che l'Altissimo Yahweh Bashem, Yahweh Shai, del giudizio che viene a portare sul pianeta. Dove sono i profeti? È da qua, è da questo che voi riconoscerete chi sono i servitori del Signore, ok? Come dice Malachia 3:18, negli ultimi tempi riconoscerete il giusto dall'empio. Lo prendo velocemente. Malachia capitolo 3 versetto 18 dice: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio. Questo è molto importante, per favore, leggi di nuovo. Malachia capitolo 3 versetto 18: voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Ok, questo precetto è molto importante. Arriveranno i giorni di cui il Padre verserà uno spirito per farvi vedere e per farvi discernere chi segue il Padre e chi non segue il Padre. E come ha tirato prima Isaia 8:20, è un gran indizio per capire chi segue il Padre e chi non lo segue. Se loro non vi dicono le cose che sono in questo libro, vuol dire che lo spirito del Padre non dimora in loro, ok? E ricordatevi sempre, l'inganno che fa il malvagio è quello di travestire
come un angelo di luce, di cui ora vi parleremo di questi malvagi e dei piani che hanno per il futuro. Ok? È molto importante, perché se tu non conosci il tuo nemico, anzi, è un libro di Siracide, capitolo 10, versetto 12, o capitolo 12. Capito, comunque, te lo dico fuori. Ok. Sai, 10, 12, o 12, 10. Sì. Perché il problema che stiamo vivendo adesso, perché cadiamo sempre nelle mani dei nostri nemici, perché non sappiamo differenziare chi è il tuo amico, chi è il tuo nemico, non sappiamo. Invece, se prestiamo attenzione a queste scritture qui, queste scritture ci aprono gli occhi. Anzi, la parola circonferenza, qual è la parola là? Circonferenza, è quello... Oh. Sai, ti voglio appoggiare su questa cosa, hai detto le scritture ti aprono gli occhi. Questo è Salmi capitolo 119, versetto 105, dice: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Kalalaya bashemia oshai. Avevo letto questo precetto qualche giorno fa. Questa parola è una lampada, ok? Questo mondo che stiamo vivendo adesso è buio, e il buio rappresenta l'ignoranza, ok? L'ignoranza è rappresentata dal buio. Le tenebre. Tenebre. Se tu cammini nel buio, se non hai una lampada, sei sicuro che sei destinato a entrare dentro un buco, ok? Ma se hai la lampada, almeno riesci a vedere dove stai andando. Oh, c'è un pericolo qui, no. Queste parole è la nostra lampada. Queste parole è quello che ti condurrà alla vita eterna, ok? Ecco perché noi esortiamo i fratelli di mollare queste cavolate che fanno in questo mondo, di abbracciare proprio la cosa più preziosa dell'oro, la cosa più preziosa di qualunque carriera che potresti cercare. Abbiamo letto prima Re Davide. Re Davide ha detto che le tue leggi e i tuoi statuti sono più preziose. Sono più preziose dell'oro, ok? Perché qui riesci a identificare l'identità di ognuno. Sai chi è tuo fratello e chi è tuo nemico. Impari a discernere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questo è quello che fa. Questo è Siracide, capitolo 12, versetto 10. Dice: non fidarti mai del tuo nemico. Non fidarti mai del tuo nemico, ok? Perché come il ferro arrugginisce, così è la sua malvagità. Come il ferro arrugginisce, la sua malvagità è la stessa cosa. Perché uno che è tuo nemico è sempre tuo nemico, ok? Non pensare che un giorno si sveglia e cambia l'idea. Ed è questo che la gente non capisce. Anzi, ti dice: come il ferro arrugginisce, quindi come passa il tempo il ferro si arrugginisce, così aumenta la sua malvagità. Can. Infatti, guardiamo la pazzia del mondo un attimo. E qui dopo andiamo nel libro di Malachia a parlare di chi sono questi malvagi. E ve li faremo vedere anche nel libro di Genesi 25, ok? Questi malvagi, ok, c'è gente che hanno una storia, ok, nel passato, di avvelenare la gente, di portare, come si chiama, malattia alla gente. Abbiamo dimenticato che cosa è successo nel Tuskegee, ok? Quando hanno detto a un gruppo di così chiamati negri... Gomma. Hanno detto a un gruppo di così chiamato negri che vi vogliamo curare, ok? Questi si sono fatti avanti con la sifilide, ok? Con la sifilide, ok? Li hanno iniettato sifilide, sì, ok? Sì. Infatti questo l'ha detto Biden, fa io so perché gli afroamericani non vogliono vaccinarsi. Dai, cavolo! Cazzo! Sì. Io so perché gli afroamericani non vogliono... Non ha detto quella cosa là. Comunque fa Biden, fa io so perché non vogliono prendere, ok? Fa perché in passato sono stati traumatizzati, che sono stati fatti gli esperimenti sugli afro, sui neri, sono stati fatti esperimenti sui neri attraverso le punture con questa storia della sifilide. Ma scusami, questi stessi che hanno fatto tutte queste cose qui... Gli stessi malvagi che hanno fatto questo? Questi stessi malvagi che sono andati dai nostri fratelli latini, che gli hanno detto, vi vogliamo aiutare, gli hanno dato le coperte piene di varicella, ok? Mm-hmm. Questi stessi malvagi che sono venuti a casa nostra, hanno ucciso i nostri figli, ok? Li hanno dato ai cani,
ok? Per dire minimo. Questi stessi stanno dicendo oggi che vi vogliono curare, vi vogliono salvare. Ma saresti matto per non vedere questa cosa. E questa è la Bibbia. E la Bibbia si apre gli occhi. Come abbiamo letto, non fidarti del tuo nemico, perché come il ferro arrugginisce, così aumenta la loro malvagità. Gli stessi malvagi che fino a 70 anni fa, attraverso le siringhe per la sifilide, hanno ammazzato milioni di neri, gli stessi stanno oggi proponendo un altro veleno per la salvezza. Quindi qua e gli stessi si sono messi alla posizione di Dio, si fanno vedere come fosse loro il Dio, ok? Gli stessi hanno messo la loro immagine, ok? Come l'immagine del figlio del padre, ok? Sì, perché poi la gente in chi va a confidare? Il fratello l'altro giorno mi ha fatto vedere un post su Facebook che dice: uno che ti ha portato in schiavitù, che ti ha fatto tutto questo, ti porta anche il nome di Gesù e tu credi? Pensaci. Ma guarda che questo è veramente diabolico. Che devi pensare che veramente quando Cristoforo Colombo sono venuti nelle Americhe a conquistare e a distruggere, loro facevano tutto questo nel nome di Gesù e nel nome della Madonna. Okay. Attraverso queste due immagini hanno portato sangue e distruzione. E oggi queste due immagini le hanno fatte adorare. La gente adesso adora quegli idoli satanici. Perché la gente non conosce la sua destra, la sua sinistra. Cammina in buio assoluto, in tenebre. Osea capitolo 6 versetto 4: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Okay. Geremia 2:16, 2:15. Il mio popolo è proprio stupido, ok? Sono figli stupidi, presto insensati. C'è Isaia 1:3 che dice che il bue conosce il suo padrone, ok? E l'asino conosce la casa del suo padrone, ma i figli di Israele non prendono in considerazione nulla. Ma nessuno potrà dire io non lo sapevo. Perché Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha suscitato profeti in ogni parte del mondo, nei quattro punti della terra, ok? Abbiamo profeti in ogni punto della terra. L'altra volta mi hanno fatto vedere un video in Cina che cantano nel nome di Yahweh. Cina che cantano nel nome di Yahweh. Abbiamo profeti che sono suscitati in tutto il mondo. Nei Filippini c'è un profeta in Filippine che sta insegnando Yahweh, Yahweh Shai. Abbiamo profeti in Nord America, Sud America, Centro America, in Europa, in Africa, in Asia. Ho profeti dappertutto, quindi nessuno può dire io non lo sapevo. E poi soprattutto il padre ha creato l'internet, non per Facebook e tutte le cazzate là. Internet è profetizzato nelle scritture. Se leggete il libro di Salmi, capitolo 19, versetto 4, se lo puoi tirare fuori. Il padre ha creato l'internet per spargere questa verità qui, ok? Ed è uno strumento creato da padre per far arrivare ai quattro punti della terra, perché ci sono posti del mondo che voi non pensate che ci sia internet. Internet è dappertutto, man. C'è gente nei villaggi che non c'è neanche un lavandino. Non c'è lavandino, non c'è niente, ma internet c'è. Che non c'è la corrente, ma c'è internet. Non c'è corrente, ma c'è internet. Cioè, quindi sì, è uno strumento, come dice qui, Salmi capitolo 19, versetto 4, versetto 3, il punto nel versetto 4. Versetto 3 dice: non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là, Yahweh Bashem, Yahweh Shai ha posto una tenda per il sole. C'è un altro precetto che dice: né di giorno né di notte si ferma. Sì, hai capito qua? Forse nel Deuteronomio. Deuteronomio 20. Cavolo. Va bene comunque. Massimo lo aggiungiamo nei commenti se. Anzi, avevamo detto Salmi 19:4. Salmi, perché può essere che ho percepito qui. No, non ho scritto concetti qui. My bad. E comunque ce li ho da qua. Ce l'ho qua. Salmi
No, ce lo tiro fuori, sai. C'è uno che nel libro di Siracchide anche. Che dice giorno e notte. Ok, scusami. È Isaia 62. Isaia 62, versetto 6. Isaia capitolo 62, versetto 6 dice: Can, sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Vedete com'è tutto connessa la scrittura, no? Prima parlavamo di Ezechiele, che la Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ha messo delle sentinelle attraverso i suoi profeti che avvertono il popolo. E dice: sulle tue mura, Gerusalemme, riferendosi al popolo di Israele, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai, non staranno mai zitte, né giorno né notte. Voi che detestate il ricordo del Signore, non abbiate riposo, né giorno né notte. Infatti, se vediamo da un'estremità all'altra del mondo, continuamente su internet vengono postati video da parte di profeti, di servi del Signore, che profetizzano la caduta di Babilonia la Grande, gli Stati Uniti d'America, e annunciano il ritorno del Signore, ok? Che avvertono il popolo di Israele, che istruiscono, che pasciano le pecore. Quindi attraverso lo strumento di internet, né notte né giorno, c'è riposo. Yahweh Bashem, Yahweh Shai, fa risuonare la sua verità, ok? La verità della Bibbia. Quindi non ci saranno scuse o la mia, non ho mai sentito, non ho saputo, no. Nessuno okay? Potrà dire questo. Nessuno potrà dire questo, perché a giorno d'oggi la cosa più semplice da ricevere è un telefonino che ha internet. Ormai ce l'hanno tutti. E vedete, così riuscite a capire che è il padre che sta facendo questa cosa qui. All'inizio solo i ricchi potevano avere i cellulari, ma adesso il cellulare è disponibile a tutti. Qualunque cellulare ha internet adesso, anzi, quelli senza internet non li vediamo nemmeno più. Se voi con 30 euro, io ho comprato un telefono 30 euro, ok? Con internet, con tutto. Perciò non c'è scusa, non ci sarà più scusa. Perché questa verità è arrivata alle estremità del mondo. E questa verità, come stavamo dicendo, ora vogliamo tornare nel punto. La scrittura è una lampada, come ha detto il fratello. E come... Ma ha detto la scrittura. Come ha detto, sì. Il fratello si può buttare anche nell'immondizia, quello che come ha detto la scrittura, ok? Anche nel libro di Malachia 3:18, che dice che comincerai a discernere chi fa la volontà del Padre e chi non lo fa, ok? E questo va anche nel punto di discernere chi è il giusto, chi fa la volontà del Padre e chi è il malvagio, che è molto importante capire il malvagio, perché se tu non conosci il malvagio, conosci il tuo nemico, tornerai sempre nei stessi sbagli e diventerai sempre vittima, ok? Ora andiamo nel libro di Malachia, se non hai altro da aggiungere. No, andiamo nel libro di Malachia, okay. Nel libro di Malachia semplicemente leggiamo un precetto, una frase, e noi sappiamo chi sono gli empi, chi sono i malvagi, ok? Sappiamo proprio a livello di genealogia, di discendenza, proprio storica, a livello di DNA sappiamo chi è la razza malvagia. Vai, Hack. Questo è il libro di Malachia, capitolo 1, versetto 1. Oracolo, parola dell'Eterno rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice l'Eterno, e voi dite: in che ci hai tu amati? Esaù non era egli fratello di Giacobbe, dice l'Eterno, e non di meno io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. E questo vi fa capire che il padre ha la capacità di amare e di odiare. Il padre non è proprio come la chiesa lo spiega, che Dio ama tutti, no. Qui è chiaro, è scritto: il padre ama Giacobbe e odia Esaù, ok? Vediamo che il padre quindi odia anche, ok? Dio non è tutto amore come vi dicono le religioni. Il Signore ama e il Signore odia. Lo dice la scrittura. E chi è che odia? Odia Esaù, la razza di Esaù, i discendenti di Esaù, gli Edomiti, ok? Andiamo a prendere. Ok, e dice... Andiamo al punto. E dice... E ho odiato Esaù, ho fatto dei suoi monti una desolazione. Okay. Ah, Salachi, andiamo per chi è Esaù, ok? Esaù è il fratello gemello di Giacobbe. Anzi, okay? Andiamo. Prendi Genesi 25:25. Esaù è il figlio di Isacco. Abramo ha generato Isacco ha generato Esaù e Giacobbe, ok?
Vediamo chi è Esaù, quando nasce Esaù, perché la nascita di Esaù è l'unica nascita che viene specificata nelle scritture, che viene specificato il suo colore. Allora, questo è il libro di Genesi, capitolo 25. Leggiamo da versetto 25, che dice: e il primo che uscì fuori era rosso. Anzi, prima di leggere da versetto là, voglio leggervi un versetto prima. Versetto 21, Isacco pregò istantaneamente l'Eterno Yahweh Hashem Yahushai per sua moglie, perché ella era sterile. L'Eterno esaudì a Rebecca, sua moglie, concepì, e i bambini si urtavano nel suo seno. Cioè, proprio dice letteralmente, i bambini si urtavano, lottavano già dentro il grembo. E ella disse, se così è, perché vivo? E andò a consultare l'Eterno. Praticamente Rebecca aveva dei dolori nel grembo, ok? Aveva male nella sua pancia con questi due bambini, e pregò il Signore e disse, perché Signore ho questo male? Che cosa sta succedendo? Andrò a pregare il Signore per trovare anche consolazione. Che cosa gli risponde il padre? E si vede che i due spiriti che erano dentro il suo grembo erano due spiriti ostili uno all'altro. Non andavano già d'accordo dal grembo, andavano contro. Infatti c'è un'altra scrittura che dice sono malvagi fin dal grembo materno. E dice, e quando venne, ed l'Eterno gli disse, due nazioni sono nel tuo seno, ok? E due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Guardate come specifica, proprio, ed è semplice, specifica. Dice, due nazioni sono nel tuo grembo. Ma non sono due nazioni come la Francia e la Germania. Scusami, due nazioni principali, sì. Così chiamati giorno d'oggi, bianco e nero. Bianco e nero. Ma dice proprio due popoli, sta parlando proprio di due razze diverse, ok? Oltre a dire due nazioni, ha specificato, ha detto anche due popoli diversi. Perché i figli di Israele sono conosciuti come i negri, no? E adesso Esaù, nel 1700, hanno introdotto questo termine di classificare gli uomini come l'uomo bianco e l'uomo nero. Naturalmente, come abbiamo letto all'inizio, i malvagi vogliono coprire la faccia, no? Come coprono la faccia di Israele, così vogliono coprire la loro. E praticamente si sono autoproclamati bianchi, perché il bianco è un colore puro, un colore luce, pulito. Allora noi siamo i bianchi, siamo quelli puliti, quelli puri. Invece voi siete i negri, quelli oscuri, tenebrosi. Così sì, hanno dato questi nomi. Per questo noi diciamo sempre l'autoproclamato uomo bianco, perché vediamo il colore vero di poi, perché il colore bianco, ok, il colore bianco è questo qui, e di questo colore qua non c'è gente di questo colore qua, ma sono delle sfumature del rosso. Infatti vediamo la nascita di Esaù. Versetto 25, e il primo che uscì fuori era rosso, e tutto quanto come un mantello di pelo. Questa è l'unica nascita, l'unica volta che nelle Sacre Scritture viene specificato il colore della pelle di un bambino. Perché? Perché a quei tempi gli israeliti sono uomini di colore, ok? Di colore nero. Quando nacque questo bambino così schiarito, di colore rosso, la gente si stupì, fa, da dove è nato questo? Da dove è venuto fuori? Cioè, sono rimasti sorpresi. Per questo è stato specificato, perché poi il colore di Giacobbe non viene specificato, ok? Il colore di Giacobbe non viene specificato perché Giacobbe è nato con la stessa carnagione degli altri. Mentre quello di Esaù viene specificato perché Esaù è nato di colore diverso. Infatti Esaù, nell'antico ebraico si dice Ishashua. Aishashua, Tawada. Aishashua, che significa è consumato. Quando Isacco ha visto suo figlio, ha detto questo è consumato, è schiarito. E che cosa è consumato? E io lo chiamerò Aishashua, è consumato. Questo è un bambino edomita nato. Vedete? Vedete che è rosso? Calma, tu basta che prendi anche un autoproclamato uomo bianco, metti un autoproclamato uomo bianco, lo metti al sole, diventa rosso. Mentre diciamo, noi del sud Italia che siamo discendenti di Israele, però questo non conta, ok? Stiamo parlando della maggior parte, diventano di colore marrone, ok? Perché ci sono due colori su questa terra, il colore marrone e il colore rosso. Questo è bianco, hai mai visto qualcuno così? Poi ci sono delle varie sfumature del marrone, fino ad arrivare marrone, scuro, 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 che sono così chiamati neri.
e ci sono delle sfumature del rosso che diventa rosa, quindi più chiaro che sono i così chiamati caucasi, ok? Quelli gli europei, ok? Vai avanti, Hack. Ok, e tornando. Ok, quindi abbiamo visto la nascita di Esaù. Torna a Malachia. Sappiamo quindi chi è Esaù, chi sono gli Edomiti, ok? Perché Esaù poi viene chiamato successivamente, viene chiamato Edom, rosso, perché voleva, perché comunque nella loro natura loro mangiano sangue, mangiano carne rossa per non avere pazienza nell'aspettare che si cuoceva la minestra, che però nel libro degli ebrei noi capiamo che stava parlando anche di carne rossa. È profondo. Ok? Loro comunque sono mangiatori di carne rossa e di sangue, ok? Anzi, quindi, già che hai tirato fuori questo, vi ricordate la storia, cosa è successo tra Esaù e Giacobbe, ok? Esaù è tornato dopo essere andato a cacciare, era tornato affamato e stanco, no? Mm-hmm. E non aveva la pazienza per cucinare. Per okay? aspettare che fosse pronto. Per aspettare che fosse pronto il cibo. Ha venduto la sua prima genitura a suo fratello. E guardate per caso anche il giorno d'oggi. Loro non hanno la pazienza per cuocere la carne. Ma guarda qua, noi prima dicevamo hai capito? Salaglia. Lo mangiano con sangue. Noi dicevamo l'autoproclamato uomo bianco. Quelli vi sembrano autoproclamati, cioè vi sembrano bianchi in faccia. Vediamo come la camicia è bianca, mentre la faccia è rossa. Sì, ok? Adesso passeranno queste due persone. Vedete il bianco? E non è bianco, ok? Ma è rosso, come abbiamo letto in Genesi 25:25. Vediamo la nascita di questa razza. Torniamo in Malachia. Allora, versetto 3, Malachia capitolo 1, e ho odiato Esaù, ho fatto del suo monte una desolazione. Quindi il Signore odia questa razza, ok? Odia questa razza di gente. Ha fatto i suoi monti una desolazione. Quando è successo questo? Questo è successo durante il regno del re Davide, ok? Loro erano sotto la nostra schiavitù. Pagavano tributi. Okay? Pagavano tributi. E anche prima di quel tempo là, parlando, vabbè, non voglio andare a profondo, se no andavo in Genesi per dire mangerai polvere. Che fa parte della sua maledizione. Sì, ma non andiamo lì. Mm-hmm. Ok? E dice, ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Agli sciacalli. Sciacalli del mm-hmm. deserto. Se Edom dice, noi siamo stati... Sta parlando di Edom, ok? Se Edom dice, comunque... In questo caso sta parlando il Signore, vediamo che sta parlando a Esaù, Edom, questa razza. E come okay. noi capiamo che loro sono la razza malvagia, vai avanti. Se Edom dice, noi siamo stati atterrati, ma torneremo e riedificheremo i luoghi ridotti in ruina. E di questa riedificazione sta parlando dei tempi del Rinascimento, come abbiamo fatto vedere prima, dove nel Rinascimento sono tornati al potere, hanno cambiato le immagini, e questo potere dura fino ai giorni di oggi, ok? Questo è quando l'autoproclamato uomo bianco, che si è dato questa denominazione, è tornato al potere, ha riedificato. Vai, Hack. Ok. E dice, riedificheremo i luoghi ridotti in ruina, così parla l'Eterno degli eserciti. Così parla Yahweh Ba'ashem Yahawashai Tazabawat nell'antico ebraico, che significa degli eserciti. Essi edificheranno, ma io distruggerò, e saranno chiamati territorio della nequizia. E ho territorio dell'empio. Questa è una versione, questa è più vicina alla King James. Dice, essi costruiranno, ma io distruggerò. Questo regno sarà distrutto. Sì, perché hanno costruito adesso, ma quando torna Yahushua lui distruggerà. È il punto per capire chi sono i malvagi oggi. Stiamo parlando di Edom. E il Signore dice, saranno chiamati territorio dell'empietà. Popolo contro il quale Yahweh Ba'ashem Yahawashai è sdegnato per sempre. Quindi noi vediamo che il Signore dice, questo qua è il popolo che sarà chiamato territorio dell'impietà, quindi è il popolo malvagio, è la razza malvagia del quale parla la scrittura. Esaù, Edom, ok? Quindi chi sono i nostri nemici? I nemici di Israele, coloro che servono la mano sinistra, il braccio sinistro del padre, sono i figli di Satana, ok? Sono i figli di Satana nell'antico ebraico, Shatan, avversario. È l'angelo che il Signore usa per portare scompiglio sulla terra. E Satana mette Esaù, Edom sono in carne i rappresentanti di Satana, ok? Loro sono i diavoli di questa terra. Diavolo nel greco è diablos, che significa ingannatore, ok? E loro con i loro inganni, con le loro menzogne, hanno
hanno preso il potere oggi, ok? Anzi, prendi per piacere il libro di prima, prendiamo Salmi 137, prendiamo i punti lì, poi dopo andiamo su Salmi 82. Khan, che vediamo che chi sono i nostri nemici. 137, versetto? Leggi Edom, dove verso la fine, dove quando dice Edom. Questo è Salmi capitolo 137, versetto... Voglio partire dal versetto 1 così che noi capiamo. Vai. Dice là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. E questa, hanno fatto una canzone con questo versetto qui. By the rivers of Babylon. Ok? Dice versetto 2, ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, ok? Ok. I nostri nemici che ci avevano deportati. Ci chiedevano di cantare come fanno adesso oggi, che firmano contratti ai nostri talentuosi fratelli, che li usano per portare avanti la loro malvagità. Infatti la musica e tutte le cavolate che fanno oggi è per promuovere la loro malvagità. Se tu non canti di pazzie, nudità e bla bla bla, loro non ti firmano mica un contratto. Oggi, okay. Oggi devi parlare di soldi, potere, donne, fama, droga. Sì. Ed è quello che stanno richiedendo a noi di cantare. Infatti tutti i giovani israeliti da 12-13 anni iniziano a scrivere il rap. Vogliono cantare per cosa? Ma guardate cosa hanno fatto i vostri antenati. I vostri antenati hanno detto, come faremo a cantare? Dice, là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che opprimevano, dicendo, cantateci canzoni di Sion. Come potremo cantare i canti del Signore come in terra straniera? Come potremo in terra straniera? Quindi, perciò tutti voi che state firmando contratti e robe varie, Sfera, tutta questa gente qui, la distruzione arriva per voi, perché qui non è posto per fare questi canti di Sion, ok? Perché cosa ha bisogno voi questi malvagi? No, voi non state cantando per il Signore, okay? State cantando per l'avversario, infatti. State cantando per il vostro padre, il diavolo, Esau, Edom. È lui che vi fa il contratto, è lui che vi dice cosa dovete cantare. E ci sono prove di questo, eh. Ci sono prove come Lady Gaga, come Katy Perry, che per fare carriera hanno dovuto fare quello che dicevano questi diavoli. Ma tutti loro, okay? Lo fanno. Ma tutti loro. Anche, okay? anche oltre la musica, anche gli attori, tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. Vedi, okay? all'inizio iniziano con un brano tutto uomo, dopo due o tre brani cominciano a vestirsi di rosa. A truccarsi. Comunque questo non è il punto perché abbiamo letto lì, questo è un tra parentesi. Dice, okay, come potremo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Versetto 7 dice, ricordati, Yahawah. Scusami, questo è molto importante perché Gerusalemme deve essere al di sopra di la nostra priorità. La nostra priorità è l'Altissimo, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, il Dio di Israele. Okay? Ecco perché Yahweh Shai ci ha insegnato di pregare affinché il regno avvenga, ok? Perché se il regno non avvenga, se questi malvagi non vanno tolto dal potere, tu riposo non lo troverai più. Tu vuoi continuare a pagare tasse, a lavorare e a soffrire. Semplicemente Yahweh Shai, il nostro Salvatore, viene a salvare. Chi è che viene a salvare? Colui che ha bisogno di essere salvato. Se tu sei comodo in questo mondo, non hai bisogno di essere salvato. E il Salvatore per te non viene. Semplice. Se tu sei comodo qui nel regno di Esau, che vai, se sei contento, non vuoi che questo mondo finisca perché hai la tua macchina, hai la tua villa, se tu sei comodo in questo regno, Yahweh Shai non verrà a salvarti perché non hai bisogno di essere salvato. Scusami per questa cosa che hai detto, se sei comodo, che cosa dice il libro là di questo non è tuo dimora? Quello là che dice uscite da uscite, okay, da okay, okay. Non è tuo è Michea. Michea o Ezechiele? No, Michea. Questo è Michea capitolo 2 versetto 10. Dice, alzatevi, andatevene, perché questo non è luogo di riposo. Questo non è tuo luogo di riposo. A causa della sua impurità
provoca distruzione, una distruzione terribile. Vuoi stare comfort? Vuoi stare nel comfort in un luogo che è destinato ad una distruzione terribile? Fame, peste, guerra nucleare, spade. Terribile cosa è cadere nelle mani del Dio vivente, ok? E questo è il destino di questo regno. Torniamo a... Tornando a 137 là. Can. Che non abbiamo tirato il punto, poi dopo andiamo a 82. Salmi 137, versetto 7, dice: ricordati, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, dei figli di Edom. Ricorda dei figli di Edom, perché i figli di Edom sono i nostri primi nemici. Anche le altre nazioni sono i nostri nemici, ma il nostro primo nemico sono i figli di Edom, ok? È molto importante capire questa cosa qui. Dice: ricordati, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme, nel giorno in cui fu assalita Gerusalemme, assaltata dai babilonesi, dicevano: spianatela, spianatela fin dalle fondamenta, figlia di Babilonia, figlia di confusione. Vedete? Un altro titolo per... Questo è un altro titolo per Esau Edom. Questa scrittura vi dice che Esau Edom è figlia di Babilonia. È chiamata anche figlia di Babilonia. Quindi quando la scrittura vi dice nel libro di Isaia, bla bla... Quindi non sono figli di Dio se sono figli di Babilonia. No, non sta dicendo, perché la gente quando legge e vede Babilonia nella Bibbia, si impazzisce e dice che è passato. No, è futuro. Questo regno è il regno di Edom ed è il regno di Babilonia. Vedete che è figlia di... presente anche di futuro. Hai capito? Bravissimo. Questo è. Perché quelle, le profezie sono cicliche, ok? Sì. Non è che si compie una volta, si compiono più volte le profezie. E qua vediamo figlia di Babilonia, quindi non sono figli di Dio, ma sono figli di Babilonia. Dice: figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che hai fatto. Beato chi darà la retribuzione a loro, come hanno fatto a noi, ok? Beato che il padre è un bilancio giusto. Tu non fai quello che vuoi fare e il padre ti lascia così andare, no. Il padre ha un bilancio perfetto. Qualunque cosa semini, quello raccoglierai. Dice: beato chi ti darà la retribuzione del male che hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Perché loro hanno fatto la stessa cosa con noi. Tu hai mai sentito parlare di alligator bait? Alligator bait è molto molto diffusa in America, dove prendevano i bambini dei negri per catturare. Li usavano come esche. Li usavano come esche per catturare alligatore, per fare le scarpe. Alligator bait, cercalo. Alligator bait, questo non è, fino a poco fa, non è una cosa chissà cosa, ok? Sì, usavano i bambini israeliti per catturare i coccodrilli, perché poi con i coccodrilli ci dovevano fare le borse con la pelle di coccodrillo, dovevano fare i vestiti con la pelle di coccodrillo, ok? Questo e se non sono questi i nemici, chi sono? Anche, sì, perché poi sai come adesso ho detto, chi se non sono questi i nemici, chi sono? Perché poi non abbiamo concluso Giobbe. Giobbe 9:24 che dice: la terra è data in balia dei malvagi ed egli vela gli occhi ai giudici di essa. Se non è lui, la terra è data in balia dei malvagi ed egli vela gli occhi ai giudici di essa. Giobbe 9:24, il primo capitolo, guardate poi come tutto torna, dice: se non è lui, chi è dunque? Se non sono loro, chi sono i malvagi? Se non sono questi che prendono i nostri bambini e che hanno preso i nostri bambini e li hanno usati come esche per i coccodrilli, chi sono i malvagi se non sono loro? Questo è Salmi capitolo 83, versetto 2, dice: poiché ecco i tuoi nemici si agitano, tuoi avversari... Leggiamo tutto da qui. Ok, parto dal versetto 1. Salmi capitolo 83, versetto 1, dice: o Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, non restare silenzioso, non rimanere impassibile e inerte, o Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai. Questo dovrebbe essere la nostra preghiera, perché ci sono state troppe ingiustizie in questo mondo qui. È semplice guardare che non c'è giustizia qui, c'è ingiustizia. Perciò tu devi pregare che avvenga giustizia. Cazzo, cioè i nostri padri,
li hanno preso per niente e stavano nei villaggi tranquilli una sera e sono venuti, li hanno preso come schiavi, li hanno caricato sulle barche, ok? Sono venuti, hanno buttato bombe qui, bombe lì, hanno fatto divisioni e tutte queste cose qui. Se tu sei nello spirito giusto, tu pregherai per la giustizia, ok? Perché non c'è giustizia qui. Come dice Yahweh Shai in Matteo capitolo 5. Matteo capitolo 5, il Signore Yahweh Shai, ce lo dice proprio lui, ce lo dice. Dice Matteo 5, capitolo 5, versetto... versetto 6. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Okay. Il Messia, ok? Qua ci sta dicendo beati coloro che sono affamati di giustizia, perché saranno saziati. Questo è bellissimo, perché... e si allega a quello che abbiamo letto prima, e questo deve essere la nostra prima preghiera, perché non c'è stato, infatti tanti non credono nel Padre più, sapete perché? Perché hanno visto troppe ingiustizie, vedendo troppe ingiustizie dicono cavolo, non c'è un Dio, perché se c'è Dio non ci sarà tutte queste ingiustizie, ma loro sono molto ignoranti a dire così. No, quelli sono gli increduli, anche per gli increduli il destino è già scritto, ok? Per gli increduli, come dice Pietro. Perciò la nostra prima preghiera è giustizia, perché la giustizia ha a che fare che il regno di giustizia regna. Per essere giustizia ci deve essere un re giusto, ok? E il nostro re Yahweh Shai, quando torna, ok, metterà tutto di nuovo in ordine come dovrebbe essere. Sai, perché come dicevi tu, la gente vede le ingiustizie, ma loro non capiscono che... Ecco perché la Chiesa ti insegna solo a vedere Dio come fa solo il bene, che il Signore non fa anche il male. Sì, ti mettono quell'immagine. Quindi quando sembra una quando donna, vedono... cioè, con i capelli lunghi e fa così, e poi ti fanno vedere quel film là quando torna da cielo. Oppure tutto. Che quando parla tutto con quella voce: Pietro, tu mi ami? Sì, io ti amo. Ma il Signore parlava così. Il Signore era un uomo duro, austero. Vedi, bravissimo, questo è importante, perché la Bibbia dice che Yahweh Shai era un uomo austero. Ma la nostra gente conosce il Signore attraverso i film, attraverso la passione di Cristo, attraverso queste cose qua. Mentre la Bibbia dice che... era un uomo austero. La parola austero vuol dire un uomo duro. Severo. Il Signore quando parlava davanti a 3.000, 5.000 uomini, parlava con la voce tutta così. Aveva una voce grossa. Scusami, quando era nella sinagoga diceva: no, non potete fare così. Come ho detto prima, hanno dato un Dio effeminato. Effeminato. Hanno presentato un Dio effeminato. Quindi quando succedono delle calamità, la gente dice: ma come fa Dio è solo buono? Come se c'era Dio questo non succedeva. Perché non lo conosci. Perché, scusa, bravo, hanno conosciuto altri dei. Hanno ereditato delle menzogne, perché Yahweh Shai non è quello. L'immagine che vi fanno vedere non è Yahweh Shai. Yahweh Shai è diverso, ok? Quel Dio che vi fanno vedere non è Yahweh Shai, perché la Bibbia dice tutto diverso di Yahweh Shai. Queste cominciano a volerci scacciare via. Non queste, ma io non lo so manco dove sono. Queste, ma io non lo so. Queste è Primo Pietro capitolo 2 versetto 7 dice: per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso d'ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati, ok? Per quella gente lì che è incredula è destinato, perché quello viene dalla profezia di Isaia che Yahweh Shai ha ripreso. Dice che a loro sono stati tappati gli occhi e sono state chiuse le orecchie. Lo devo prendere. Almeno capite che questo non è per tutti, ok? Non è per tutti. Romani 11, 7. No, si trova in Matteo capitolo 13. Ah, sì. Matteo capitolo 13, versetto 13, dice: per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odano né comprendono. Il Signore non vuole che alcuni increduli, destinati ad essere increduli, non vuole che credano, non vuole che comprendano. Perché?
Perché fanno, loro sono i due terzi della casa di Israele, loro sono la reincarnazione di quelli che nel deserto, dopo aver visto la gloria, la potenza, del, loro sono la reincarnazione, sono i figli di coloro che hanno visto i miracoli del Padre quando eravamo schiavi in Egitto, che hanno visto le 10 piaghe che sono state sull'Egitto. Loro sono quelli che hanno visto il mare aprirsi davanti a loro, che sono passati, e quando erano nel deserto hanno rinnegato il Padre, ok? Cioè, hanno rinnegato quella potenza. Il Padre li ha fatto vedere tutti quei miracoli. Li ha, fatto vedere, li ha fatti passare in mezzo al mare, li ha fatti passare, ha aperto delle acque, sono passati loro, e gli egiziani sono stati, invece sono state chiuse le acque agli egiziani, e loro dopo che hanno visto questo con i loro occhi, nel deserto dicevano, no, perché Dio, era meglio che stavamo in Egitto. Hanno cominciato a lamentarsi. È per questo che il Signore li rende, è qua che tu capisci, conosci la storia, e dici, ma perché il Signore a loro non vuole e a altri vuole? Vai a vedere nella storia perché non vuole. Comunque coloro che sono destinati a riceverlo, lo riceveranno. Come dice il libro di Romani, capitolo 11, 7, ok? Coloro che sono destinati, che sono gli eletti, riceveranno questa verità. E faranno prezioso questa verità. Ma noi, noi siamo qua per l'edificazione dell'elezione del popolo di Israele, ok? Perché un'altra cosa che ieri spiegavo anche a mio fratello, che qual è la differenza tra voi e i testimoni di Geova? Detto innanzitutto i testimoni di Geova, detto vanno porta a porta a bussare a chiunque. E quindi il Padre dice di non fare quello. Signore Yahweh Shai, Matteo 10:5 ci dice non andate fra i pagani e non andate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore smarrite della casa di Israele. Noi siamo qua per le pecore smarrite della casa di Israele, non siamo per nessun pagano, nessun italiano, nessun francese, nessun delle altre nazioni, non ce ne frega un cazzo a noi, ok? A noi ce ne frega solo delle elezioni del popolo di Israele. Gli altri possono andare a fare in culo pure. Cani. Questo è Matteo capitolo 13, versetto 14, dice «E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice «Udrete con i vostri orecchi e non comprenderete». Niente. «Guarderete con i vostri occhi e non vedrete». E questa è la definizione di zombie. Cani. Uno che ha gli occhi ma non riesce a vedere. Uno che ha le orecchie ma non riesce a udire. Come dice il libro di Proverbi, coloro che dimorano nella congregazione congregazioni dei morti. Ok. Vado avanti, qui dice perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile? Dice sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Infatti proprio ho detto io non voglio guarirli, devono rimanere così nell'ignoranza e devono essere giudicati per le loro malvagità, ok? Per questo ricevere questa verità è una benedizione, perché non a tutti è dato di conoscere e di comprendere la verità della Sacra Bibbia. Non a tutti è dato di pentirsi e di convertirsi, perché non è una decisione nostra, non esiste il libero arbitrio, ok? Questo è il libro di Proverbi, capitolo 21, versetto 16. L'uomo che era lunghi dalle l'uomo, cioè non c'ho la traduzione Proverbi. Proverbi 21:16. La traduzione dice, qui. Proverbi 21:16 dice l'uomo che smarisce la via del buon senso. Ok, qual è la via del buon senso? Questa via che stiamo insegnando, la scrittura. Yahweh Shai stesso dice io sono la via. Aspetta, tu dici la via che stiamo, la via che il Signore ci ha detto di seguire. Questo è Geremia, capitolo 6, versetto 16. Oh, bravo, 6:16. Perché tu dici, qual è la via del buonsenso? Leggiamola qual è la via del buonsenso. Bravo. Così, Geremia 6:16 dice, così dice il Signore, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi. Sentieri antichi, dove trovi i sentieri antichi? Qui, ok? Perché non c'è un altro libro più storico assolutamente giusto come la Bibbia. Okay. La Bibbia parla di tutti i regni che hanno regnato fino al giorno d'oggi, ok? Okay. Ma che cosa è? La gente lo disprezza e abbraccia, diciamo, come si chiama? La storia moderna, queste cose qui, ok? Diciamo le tradizioni. Le leggi, gli esempi che dà la società di oggi, ok? L'esempio che dà coloro che governano oggi sono contro la via del Signore. Quindi, se vuoi sapere qual è la via giusta, vai a informarti nei sentieri antichi. Come facciamo a sapere quali sono i sentieri antichi? Le Sacre Scritture è il primo libro, praticamente, sono le prime scritture che hanno più di 4.000 anni. E dice: domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa.
Ok? Infatti, come ho detto prima, quando andiamo a leggere le scritture, ci rendiamo conto che stiamo cagando proprio fuori dal cesso. Diciamo, cazzo, come ci stiamo comportando? Quindi ci rendiamo conto che questa è la via corretta e che noi finora ci siamo comportati in una via sbagliata. Dali 5.11 per piacere, Isaia. Isaia 5.11. Dopo Tony. Sì. Prego. È la Sacra Bibbia. Sacra Bibbia? Sì. Ci legge qualcosa, ascolta. Lascialo. 5.11. Isaia capitolo, salve. Questa è Isaia capitolo 5 versetto 11 che dice: guai a quelli che la mattina si alzano presto per correre dietro alle bevande alcoliche. Dopo torniamo. E fanno tardi la sera finché il vino li infiammi. Va bene, torniamo. Ok. Ah no, era corretto. Sapeva. Infatti guarda cosa dice qua, dice: fermatevi sulla via e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Prendi e vai via quando ascolti la verità della Bibbia, capito? Anzi, c'è una scrittura che dice: gli empi corrono quando nessuno li corre dietro. Quando nessuno li corre dietro, si trova nel libro dei Proverbi questa scrittura. Gli empi sfuggono quando nessuno li corre dietro. Andiamo in allora, parlando Salmi 83. Sì, Salmi 83. Parlando di Salmi 83. Sempre ritornando a chi sono i nostri nemici, ok? Che questo, che comunque il punto di questa lezione è Tawada Yahweh Hashem Yahushai, che ci ha guidato a parlare di questo, perché non era quello che volevamo portare. No, non neanche toccato. Lo spirito ci ha guidato in questa lezione a fare il punto su chi sono i nostri nemici, ok? Questo è Salmi capitolo 83 che dice: O Yahweh Hashem Yahushai, non restare in silenzio, non rimanere impassibile e inerte, O Yahweh Hashem Yahushai, poiché ecco i tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la testa, tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Tieni un attimo e prendi 64. Ok? Perché quello che non capisce la gente è che credono che questi che sono in potere oggi, come abbiamo letto, ok, il potere è in mano, la terra è in mano... La terra è in balia dei malvagi. Dei malvagi. Credono che tutte queste assemblee che fanno, questi summits, vogliamo parlare come aiutare il clima, bla bla. Il foro economico mondiale. Credono che parlano per G4, loro. G7, G20. G22 e tutto il resto. Là. Credono che parlano il, per il G666 quello è. La gente è stupida perché credono che questi qua stanno, si radunano per parlare, come aiutare questo uomo così non soffre più. No! Questi sono malvagi che voi non avete nemmeno la minima idea di quanto malvagi sono. Noi stessi non siamo pronti per capire quanto malvagi sono. Quando Yahushai tornerà e ci farà vedere quanto malvagi sono questa gente, ma tanti di noi, se il nostro corpo non è cambiato, andremo fuori di testa. Quello che questi fanno in segreto, come lì nel Bohemian Grove. Guarda che questa gente, quando si riunisce per il Bohemian Grove... Hai mai sentito parlare del Bohemian Grove? È dove si riuniscono praticamente tutti i politici. Ogni giugno si riuniscono in questa foresta che loro hanno comprato, ce l'hanno loro tutta recintata, dove si riuniscono questi potenti del mondo, governatori, così, e fanno riti satanici. Scusami, c'è una statua di Moloch. C'è una statua di Moloch che è un idolo dei Filistei? Sì, dei Cananei. E loro offrono bambini. Un giornalista anni fa è entrato, è riuscito Alex a riprendere, Jones. Ha visto che offrono bambini vivi mettono in questo a bruciare dentro questo Moloch, ok? Un'altra cosa che fanno, loro affittano pornostar, maschi e donne, e li mettono in questa foresta e loro ogni volta vogliono scopare o farsi scopare, sono lì che fanno questi riti satanici, perché poi parte dei riti satanici sono anche le orge che loro fanno. Sì, e come diceva adesso il fratello Yaraya, se noi vedessimo tutta la malvagità di questa gente, usciremo fuori di testa, ok? Quello che loro fanno in segreto, in occulto. E questi sono coloro che fanno i G7, G24 là, per parlare del bene del mondo. Questi sono coloro che ti dicono: tu a tuo figlio a più di 5 anni fai prendere il siringhino. Sono questi qua che hanno la decisione. Capito? Fagli prendere. Sono nella foresta in giugno, in Amazonia, come cazzo si chiama? No, questa qua si trova... No.
Quale? Questo Bohemian Grove si trova sì, credo che si trovi nelle zone della Florida o non lo so. Sì, sinceramente dove si trova. Comunque si trova credo negli Stati Uniti, Hack. Grande. Da quelle parti lì. Loro si trovano là e fanno tutti questi sacrifici qua. Dice, poiché ecco i tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la testa, tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Dicono venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. Ricordi? Quindi, quello che vogliono fare è proprio quello di distruggere il nome di Israele. Ok? Can. E finora sono riusciti, perché l'Israele che tu vedi adesso lì è stato fondato nel 1949. No, 48. No, 48. Scusami, 48, 48. 48, ok? No, 49. Dietro il trattato di Balfour nel 1917 è stato fatto il trattato di Balfour, se vai a leggerlo su Wikipedia, è proprietà dei Rothschild, ok? Infatti in Israele oggi c'è la Boulevard, Rothschild Boulevard, ok? Lì non sono i veri israeliti. Anche i re degli egiziani che era lì a quell'epoca dice che gli ebrei qui sono andati via scuri, sono tornati bianchi, ok? Perciò quelli non sono i veri figli di Israele, nulla a che fare. Ci sono una gran quantità di profezie che ci fanno capire molto bene che coloro che oggi abitano la terra di Israele non sono i veri israeliti. Ok? Ci sono tantissime profezie, ne voglio prendere solo una. Questa è Geremia capitolo 30 versetto 10, dice tu dunque Giacobbe, mio servitore, Giacobbe significa Israele, cioè Giacobbe il tradotto significa soppiantatore, colui che soppianta, però è il nome che il padre gli ha dato a Giacobbe è Israele, Yasharala, ok? Dice tu Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, non ti sgomentare Israele, poiché ecco io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla terra di schiavitù, quindi sta dicendo che ci riporterà dalla nostra terra di schiavitù. Giacobbe ritornerà, quindi ritornerà in Israele, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Quindi dice quando Israele tornerà, quando il vero popolo di Israele tornerà nella terra santa, sarà tranquillo, sarà in riposo e nessuno lo spaventerà. Da quando questa gente nel 1948 hanno messo piede nella terra santa, dalla prima notte hanno cominciato a bombardarsi con gli egiziani. Ancora fino ad oggi, fino a poche settimane fa, ogni giorno c'è guerra con la striscia di Gaza. Fino a poche settimane fa ho visto che l'ISIS aveva mandato due bombe, aveva fatto esplodere. Quindi non c'è pace adesso, non c'è riposo nelle terre di Israele. E il Signore, che ripeto, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, non è un uomo che può mentire. Ha detto che quando Israele tornerà nella terra santa, ci sarà riposo, non ci dovremo preoccupare di nulla. E invece lì si stanno preoccupando, sono lì che si stanno difendendo, sono lì che fanno battaglia, sono lì che sono in guerra con l'Iran. Prendi okay. Zecaria 9:6, per piacere. Zecaria 9:6. Perché la Bibbia ci fa capire queste cose qui. Coloro che sono lì non sono i veri figli di Israele. Questo è Zaccaria capitolo 9 versetto 6, dice dei bastardi, cos'è un bastardo? Un bastardo è un figlio illegittimo, ok? È uno che dice di essere figlio ma non lo è, sei un bastardo. Dice dei bastardi abiteranno in Asdod. Asdod è Israele. Asdod è una città sul porto, ok? Infatti poco tempo fa c'era stato proprio un attacco ad Asdod. Dice dei bastardi, quindi dei figli illegittimi. Bastardi. Abiteranno in Asdod. E io annienterò l'orgoglio dei filistei, che i filistei oggi possiamo dire sono i palestinesi e la striscia di Gaza. Vediamo come risulta tutto nella scrittura. Oppure la scrittura più chiara per confermare, per mettere il chiodo, ok? Su questo punto è Apocalisse capitolo 2 versetto 9, dove dice io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco e le calunnie, cioè le bugie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono la sinagoga di Satana. Ok, questa è la scrittura, ci sono molte scritture che ci fanno capire che quelli lì sono dei falsi israeliti, ok? Non sono il vero popolo di Israele. Il vero popolo di Israele siamo noi, sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani per la maggior parte il ma vero popolo di Israele. Scusami, secondo te, quando il padre stabilirà Israele sarà la città più grande del Pride?
Che significa? Ah, che dove fanno il Pride? Lì. Il Pride più grande del mondo è in Israele. L'Homo Party, ok? No, hai capito cos'è il Pride? Oh, è quella cosa che fanno... Gay Pride? Gay Pride. Okay. Più grande in Israele. Lo fanno là, in... per questo quella terra lì... Yeah, boy. Per questo quella terra lì ha bisogno di un grande missile nucleare che la purifica, ok? Perché la purificazione viene attraverso due modi, attraverso l'acqua e attraverso il fuoco. Attraverso l'acqua e con il diluvio universale è venuta la prima purificazione. E la purificazione, fuoco. La purificazione attraverso l'acqua, l'acqua è anche un sinonimo per la parola, che noi ci purifichiamo attraverso la parola. E la purificazione avviene attraverso il fuoco, secondo elemento. E quindi, sicuro, questa è profezia. 1:44. Questa è profezia, e come dice il libro di Ezechiele, capitolo 33, dice, ed ecco, lo prendo velocemente, Ezechiele capitolo 33, versetto 33, dice, ma ecco, ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. E questa cosa che vi sto dicendo, un missile interbalistico nucleare intercontinentale colpirà quella terra, ok? Questo è garantito, ricordatevi questa cosa qua. Detto così, padre Yahweh Shemiyahushai. Tornando a Salmi 83, dicono, versetto 4, dicono, venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. E questa cosa hanno tentato di farlo, sono riusciti fino ora. Ma come, okay? come dicevo anche a inizio lezione, se vi ricordate, sì, dando altri nomi alle nazioni. Quindi pensa che tutti i fratelli, tutti quelli della tribù del nord, tutti gli israeliti che abitano nel Sud America, che oggi argentino, cileno, sei lo stesso popolo, sei la stessa razza. Però adesso noi siamo argentini, questa è la nostra bandiera, questo è il nostro inno. Loro sono i cileni. Oh, siete la tribù di Naftali, cazzo, ok? Siamo un solo popolo, siamo le 12 tribù di Israele. Mentre oggi loro hanno distrutto come nazione il nome di Israele, non si è più ricordato. E oltre a farlo in questo modo, cambiando i confini, cambiando i nomi delle nazioni, lo fanno proprio attraverso le armi che usano. Le loro stregonerie, i loro sortileggi, attraverso la medicina, ok? Perché una sortileggi, la parola sortileggi risale anche a stregoneria. La parola stregoneria risale a farmachea, ok? Nell'antico, nel greco. La farmachea, farmacia, è stregoneria. È la medicina che la nostra gente usa, e sono armi. Sono armi da parte di questa gente qua, perché il nostro corpo, che è materia organica, va curato con materia organica, piante, erbe. Questo è quello che cura il nostro corpo. Mentre loro ti danno roba chimica e il nostro corpo sta male. E per quello l'acqua che bevi a casa è rimbombato di florori per tenerti scemo, ok? Per quello spendono soldi, guardala, scie chimiche. Tutto questo per distruggerti. Quello che vedi dentro è barium e alluminio. Ok? E se tu prendi, come si dice, sulla tabella la targa, diciamo. La targa è BAAL. Se tu li metti insieme è Baal. Risale a un loro idolo. Un idolo perché, satanico, vedi? È proprio profondo. Perché se uno presta attenzione, vedi proprio che i malvagi gli piace anche firmarsi. Gli piace anche usare. La firma e... Sì, sì. Adesso qua entriamo in un punto che ci fa capire molte cose, ci fa capire. Dice, poiché essi si sono accordati con uno stesso sentimento, stringono un patto contro di te. Adesso vediamo chi sono questi nemici contro Israele, e Israele che è il popolo del Signore, quindi automaticamente sono contro il Signore. Dice, le tende di Edom. Chi sono i nostri nemici? Le tende di Edom. Edom, Esau, l'autoproclamato uomo bianco. Dice, gli ismaeliti. Chi sono gli ismaeliti? I discendenti di Ismaele, arabi. Gli arabi di oggi, ok? Moab sono i cinesi, ok? La repubblica, lo stato cinese. I cinesi sono moabiti. Gli agareni, che sono africani. Degli africani, dei Kush. Kush. Gebal, sempre, sono Kush, africani, che sono chiamati oggi africani. Ammon, sono i così chiamati oggi giapponesi. E Amalek è la tribù principale della nazione del popolo di Esau, Edom, che sono coloro che oggi abitano la terra, gli Amalekiti, ok?
tutte le famiglie che vedi, le famiglie 83, Salmi 83, dove ti dice loro si sono uniti per distruggere la nazione di Israele, e ti fa vedere tutti quelli che si sono uniti, gli edomiti, gli ismaeliti, gli arabi, i cinesi, i giapponesi, sì. Alcuni paesi africani del Kush. Ecco se... perché quando vedi, quando aspetta, fanno i summit là, hanno tutti questi paesi. Yeah. Ti prendo un'altra scrittura per appoggiare quello, per dare maggior intendimento a questo. Poi dopo toccare anche 64. Questo è Gioele, capitolo 3. Versetto Kalalaya Hobash Miao Shai. Listen. Gioele, capitolo 3. Questo. Versetto 1 dice: infatti, ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e quelli di Gerusalemme, io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Yahawashapat, la valle del giudizio. Là le chiamerò in giudizio, quindi là adunerà tutte queste nazioni. Dice, là le chiamerò in giudizio a queste nazioni. E questo posto si trova nel Medio Oriente, ok? Nella zona di Israele, Palestina, in Giordania. Giordania, si stanno... cioè, il problema è lì. I paesi si stanno... mettendo sempre basi. Sì, diciamo basi. Che la guerra tra Occidente e Oriente, Occidente diciamo che sono gli Stati Uniti d'America, la NATO e Israele, che Israele praticamente oggi è il 53esimo Stato americano, dicono, perché praticamente sono occidentali, contro l'Oriente, quindi la Russia, la Cina, la Nord Corea, l'Iran, tutta l'India, quella battaglia là. Ok, sarà principalmente svolta lì, perché ci sarà proprio questa guerra principalmente tra Iran e Israele. E il Signore dice, là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che esse hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese che hanno spartito fra di loro. Perché quando ai tempi della schiavitù, quando venivano presi da Africa Ovest, dalla Nigeria, Senegal, Costa d'Avorio, venivano presi gli schiavi e portati in America, chi è che li vendeva? Erano gli arabi, gli ismaeliti, oppure gli africani, quelli di Kush, che catturavano gli israeliti e li vendevano agli edomiti, e gli edomiti li portavano in America ad essere degli schiavi. Non è che gli edomiti venivano in Africa, nell'Ovest, e venivano a prenderli loro, a catturarli, no, gli venivano venduti dagli arabi e dagli africani. Dall'ignoranza dei uomini adesso dicono che erano gli africani a vendere gli africani, ma noi non siamo africani, assomigliamo agli africani, ma non siamo africani, c'è una grande differenza, ci sono dei lineamenti che si può capire molto bene, perché gli arabi, sappi comunque che gli arabi erano scuri, c'è stato anche un bianficazione degli arabi. I veri arabi erano scuri. Infatti il figlio di cosa? Il figlio di come si chiama? Uno dei figli di Ismaele si chiama Kedar. Ok? E Kedar va nell'antichità, che vuol dire scuro. Scuro. Questi erano scuri. Beh, se non lo trovi. Sì, sempre in quel capitolo che stai leggendo c'è quella parte che dice che hanno venduto un ragazzo per cane, questo sì. Volevo prendere, infatti queste nazioni che proprio la storia ci dice che hanno venduto Israele agli edomiti per essere schiavi, dice versetto 3, hanno tirato a sorte il mio popolo, vedi, non è che dice che è una nazione, ha detto io radunerò tutte le nazioni, ok, non perché solo la nazione di partecipato tutti, ma anche le altre nazioni. Sai perché? Ci sono delle nazioni che sono state lì a guardare, ok, mentre succedeva tutto questo, erano complici. Ma poi siccome l'America è stata affondata prima di tutto dai 13 stati delle colonie europee, ma poi comunque sono andati anche i cinesi a fare business in America, e anche i cinesi prendevano i negri come schiavi. Sono andati gli indiani, sono andati africani a fare business tutti in America. Tutti hanno approfittato. E la schiavitù, non stiamo parlando di 500 anni fa. Fino a 100 anni fa c'era la schiavitù, ok? Fino a 100 anni fa c'erano ancora schiavi. Erano. Oggi non sono... Ma se dobbiamo essere tecnici, fino a oggi ci sono i schiavi, ok? Che adesso hanno un contratto di lavoro. Adesso abbiamo un contratto sempre schiavi, che cambi, cioè, sembra più formale, ma è sempre una forma di schiavitù. Dice... Perché nella normalità
tu come uomo dovrebbe essere autonomo per la tua famiglia, dovresti avere il tuo orto, i tuoi animali, la tua casa, non dovresti pagare queste tasse da cazzo, insomma, hai capito? La Bibbia non lo stabilisce così, la Bibbia lo stabilisce in una maniera diversa, ma si vede, loro sono entrati in potere, hanno cambiato tutto, hai capito? Sì, quello che volevi leggere. Sì, questa è una differenza tra Israele e Cush e gli africani. Okay? Si può noi vedere, siamo diversi. Si può vedere nella fisionomia. Anche con lo spirito siamo diversi. Poi ci possono essere, ci possono essere degli israeliti che somigliano. E poi c'è la scienza del teschio, la scienza del teschio. Lo sai, hanno fatto la scienza del teschio. Questo non vuol dire, può essere che ci sono alcuni israeliti che somigliano a Camille, perché comunque Israele è disperso in tutto il mondo. In tutto il mondo. Okay? Ci sono israeliti in tutte le nazioni, perché il padre ci ha preso così, la scrittura dice che il padre ci ha preso come il grano e ci ha buttato così per il mondo. Siccome non abbiamo voluto servire lui, io vi disperderò tra le nazioni, te lo prendo così. Così capisci tu perché Israele, diciamo che Israele è disperso in tutto il mondo. E Israele può somigliare a un cinese, ok? Come io somiglio a un europeo qua, ma in spirito so di essere un discendente della casa di Israele. Perché lo spirito, come dice in Romani, capitolo 8, versetto 16, che attesta che sei un figlio di Dio. Okay? L'unico modo per sapere che sei israelita è quando ascolti questo Vangelo che predichiamo e risuona bene con tuo spirito. Questo è quello che detesta che sei un israelita. Se questa roba non lo accetti, non sei israelita. Perché prima di tutto, solo un israelita lo accetterà. Assolutamente. Questo è Deuteronomio capitolo 28. Prima abbiamo letto al versetto 15 che se non osserverai i miei comandamenti, queste maledizioni verranno su di te. E una di queste maledizioni è il Signore, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Questo è Deuteronomio 28:64. Il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai ti disperderà fra tutti i popoli, da un'estremità della terra fino all'altra. E là servirai altri dei che né tu e né i tuoi padri avete conosciuto, il legno e la pietra. Spiega cosa è. Il legno e la pietra, prima di tutto, i primi due significati, vedi, la croce di legno, quindi simbolo del cristianesimo, e la pietra di La Mecca dell'Islam. Sai che in Mecca corrono e vanno a baciare quella pietra. Sono i due simboli delle due religioni principali in questo mondo qua. Questo ci fa riflettere che oggi molti di noi sono persi in queste religioni. Poi le altre religioni, come Testimoni di Geova, Mormoni, Evangelisti, sono dei rami, perché alla fine non si possono neanche definire diversi, perché alla fine tutti invocano Gesù Cristo. Dicono, io sono Testimone di Geova, tu sei evangelista, tu sei mormone, ma alla fine tutti quanti chiamano sto Gesù Cristo, capito? Quindi, fanculo, siete tutti quanti uguali, siete. E come sapete, Gesù è un'allusione a Zeus, non ha nulla a che fare con il nostro Dio, ok? Gesù non è il nostro Dio, non è il figlio del Padre, questa è un'immagine falsificata, ok? Il nome è Gesù. Apostolo Paolo disse che è un abominio che un uomo tenga i capelli lunghi. Te lo prendo. Ok, prendilo. E questo è un modo per capire che non c'è verità nella Chiesa. E la Chiesa che spinge queste immagini, ok, alla fine state adorando Satana, ok? State adorando Satana. Solo se la gente presta attenzione capirà queste cose. Questo è Primo Corinzi, capitolo 10, versetto... versetto 13. Cioè, questo è Paolo servo del Signore Yahweh Shai, dice: giudicate voi stessi, è decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto? Il punto sta qua, versetto 14, dice: non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta i capelli lunghi, ciò è per lui un disonore? Ok? E uno adesso può dire, vabbè, ma quello il Signore faceva il voto di Nazireo, il Nazareno, quindi si lasciavano crescere i capelli, ma per un periodo, finito il tempo del Nazireo, si tagliavano i capelli. E se ricordate, il voto di Nazireo, chi faceva il voto di Nazireo non poteva neanche bere alcol, e il Signore Yahweh Shai beveva vino, trasformava l'acqua in vino e si beveva vino. Yahweh Shai era un wine bibber. Era uno che beveva tanto vino. Piaceva bere vino al nostro Signore. Yahweh Shai, sì.
è il primo, pensa, se tu pensi, qual è il primo miracolo che ha fatto? È stato a una festa di matrimonio trasformare l'acqua in vino. E scusami, un altro punto è che Yahawashai ha osservato il Pasach, ok? E per osservare il Pasach devi bere il vino. Allora se lui faceva il voto del Nazareno, la Pasach è la Pasqua. Per un rito della Pasqua, ecco là che bisogna bere vino. Devi tagliare i capelli se era Nazareno. Lui, per osservare quella festa, doveva tagliare proprio i capelli. Quindi noi vediamo proprio già perché ce l'hanno dipinto così, perché somiglia a Zeus. Guardate Zeus e guardate Cesare Borgia qui. È lo stesso, ok? Quindi... Ed è lo stesso a Christus Serapis, ok? È lo stesso divinità di Christus Serapis. Alla fine non abbiamo neanche concluso quello che dobbiamo insegnare, ma va bene così. Quale? Va bene così. Cioè... Torno su Gioele. Capitolo 3, versetto 3, dice: hanno tirato a sorte il mio popolo, hanno dato un ragazzino... Hanno tirato a sorte, che cosa significa tirare a sorte? Ok? È come scommettiamo, giochiamo, ok? Hanno scommesso con i figli di Israele, per dirti come eravamo lì dopo. Come facevano li facevano combattere, non mi ricordo come si chiama questa, che c'è nel film Django. Sì. L'hai visto il film Django? Hai visto il film? Ah sì, you have to see that film. Quello è un film che ti fa capire molto comunque, che film, hanno tirato a sorte, hanno scommesso. Your life will change. Dice, hanno tirato a sorte il mio popolo. E qua capiamo chi è il popolo del Signore. Hanno dato un ragazzino in cambio di una prostituta. Hanno dato un ragazzino in cambio di una prostituta, ok? Hanno venduto una ragazzina per del vino e si sono messi a bere. Non è schiavitù? Vendevano la gente. Se tu vai in Nigeria, in Badagry, c'era un porto di schiavitù là. Proprio c'è un museo là. Vai nel museo, ti fanno vedere tutte le cose. Vendevano un ombrello, ok, per 200 ragazzi. Sì, no, scusami, un cannone per 200 ragazzi. Un ombrello, mi sa che anche l'ombrello era 200 ragazzi, per dirti quanto i figli di Israele valevano niente. Hai capito? Ed è quello che sta dicendo qui. E chi ha fatto tutto questo? I figli dei malvagi, esso Edom, ok? Hanno fatto tutto questo e pagheranno per tutto quello che hanno fatto. Il padre non è... Anzi, qual è la scrittura là che dice che perché sono stato zitto hanno creduto che sono uno come loro? Il libro di Salmi, ok? Perché loro credono che il padre, visto che non reagisce subito, visto che... No, non è quella... Sì, ma quello che... Io pensavo quella là che hanno toccato la... Che hanno... Io li ho dati nelle loro... Io mi sono indignato contro di loro. Sì. È quella lì? No. Ok. Infatti ce l'avevo un'altra. E ecco, qua abbiamo ancora 10 minuti, dobbiamo chiudere. No, chiudiamo tra poco. Ok, perché sì, verso Salmi 50, versetto 21. Perché hanno fatto tutte queste cose qui e il padre non ha reagito, non ha fatto niente. Perché cosa? Il padre c'ha un orologio. Qual è l'orologio del padre? La profezia è il suo orologio. Noi misuriamo il tempo attraverso le scritture. Misuriamo il tempo attraverso le scritture e le profezie. Quindi il padre è stato zitto, hanno fatto tutto quello che hanno voluto fare, uccidere uomini, uccidere bambini, il padre non ha detto niente. Ma loro credono che il padre è della loro parte, è quello che dice qui. Voglio partire dal versetto 16, vai. Il punto è nel 21, dice: ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole. E questo ti fa capire che così chiamato l'uomo bianco che è in potere adesso non ha nessun diritto di tenere nemmeno la Bibbia in mano. Ok? Non ha nessun diritto. Ecco perché se tu vai nella corte per giudicare, la prima cosa che ti fanno fare è dispezzare il comandamento che il padre dice, non giurare su cielo e la terra. Lui ti fa giurare sulla Bibbia, hai capito? Pensa che contraddizione, la prima cosa che fai quando vai in tribunale, ti fanno giurare sulla Bibbia, devi mettere la mano sulla Bibbia e dire giuro di dire la verità, nient'altro che la verità, lo giuro, ok? E nella Bibbia il Signore ci comanda di non giurare.
Yahweh Shai dice: non giurate né per cielo né per la terra, fa neanche per un vostro capello giurate. Fa non siete nessuno. Ecco, guarda, quindi questo qua dice: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole. Proprio, cioè, smascherati. Okay? E poi quando fanno inaugurazione, e qui la parola inaugurazione, mamma mia, se vai dentro, tu sai che c'è una dea che si chiama Agur. 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 Ok. Ok. E questa dea è la dea tipo di celebrazione, di iniziazione tipo. Quindi quando fanno l'inaugurazione di un presidente, quando stanno facendo un rito satanico purissimo, lì quello è tutta un'altra lezione, ok? Va avanti, dice: se vedi un ladro ti diletti nella sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Can, perché vedi, se tu accetti le sue norme, norme di questo uomo malvagio, qualunque cosa tu fai va bene. Per esempio, vedete Arabia Saudita, stanno uccidendo gli yemenesi da quanto tempo? America non dice niente, perché? Perché sono alleati con loro. Hai capito? E quello è. Loro vedono il male, ma va bene, basta che chiudono gli occhi. Ok, è quello che sta dicendo qui. Dice: abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre. Chi è il suo fratello? Noi siamo i suoi fratelli, perché Giacobbe è il fratello di Esaù. Ha parlato male di noi, ci ha dato l'identità di negro, ok? Di negro, selvaggio, terzomondista, ignoranti. Ci ha dato di tutto, ok? Loro portano l'istruzione, loro la civilizzazione. No, noi siamo selvaggi e loro portano la civilizzazione. E qui, se vai a vedere la storia, è tutto contrario. E così chiamato l'uomo bianco, che dice di aver portato la civilizzazione, ha imparato dagli antichi egiziani, babilonesi, che erano scuri di carnagione, ok? E poi lui ha portato solamente la morte e distruzione, non ha portato nessuna civilizzazione. 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 Ha portato solo morte e distruzione. Versetto 21 dice: hai fatto queste cose, io ho taciuto. Ha fatto queste cose, il padre ha taciuto, non ha detto niente il padre, ok? E tu hai pensato che io fossi come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi, ok? Visto che il padre è stato silenzioso, loro credono che il padre è dalla loro parte, che il padre è come loro. Ecco perché dicono che non c'è un Dio, non c'è Dio, ok? Ma il padre c'ha il suo orologio è la profezia, e sape che in quel momento che finirà questo regno, nemmeno un secondo in più il padre non glielo lascerà, come ha preso il regno del babilonese da Belshazzar, ok? Belshazzar ha visto la scritta sul muro Mene Mene Teko Opefasen, che dice che questo regno in questo momento è finito, in questo momento, e sarà preso da te. Quindi, se sei nello spirito giusto, dovresti pregare affinché arriva il regno, perché questo regno è il regno malvagio. Ok, detto questo, se vuoi aggiungere, chiudere con qualche precetto, sì, o se no chiudiamo. Sì, chiudiamo con... Vai. Questo è Primo Timoteo, capitolo 6, versetto 12, che dice: combatti il buon combattimento della fede. Qual è il buon combattimento della fede? Ok? C'è tanto da combattere contro, ok? Contro te stesso. Devi combattere prima di tutto contro la tua carne. Bravo, te stesso, perché io, ok, conosci il mio nome, vero? Ok? E conosci il mio nuovo nome in questa verità. In questa verità sono Yaraya. Ma adesso è Yaraya contro quello che ero prima. Hai capito? Quello che ero prima, e questo me l'ho preso da te, ok? Questo che ero prima, c'erano delle cose che facevo che non andavano bene. Fumavo, bevevo la mattina come questa gente qui, venivo fuori in piazza la mattina presto, sì, a ubriacarmi, a farmi... Guardavi porno. Guardavo tutte diverse cose, hai capito? Ma adesso che sono nella verità, ho combattuto contro quelle cose. Questo è il vero combattimento di fede, ok? Perché, vedi, attraverso molta sofferenza entreremo nel regno, ok? Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista delle quali hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Ed è quello che stiamo facendo adesso. Stiamo confessando Yahweh Shai. E Yahweh Shai disse,
disse che coloro che non si vergogneranno di me, io non mi vergognerò di loro, ok? Noi stiamo facendo la nostra lotta, ok? Perché è una lotta continua, finché arrivi, finché sarà stabilito questo regno qui. Detto questo, speriamo che questa lezione è stata edificante attraverso lo spirito e il potere del Padre Yahweh Shemiah Shai. E vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai Ba'asham Kakdash. Doppio onore agli apostoli e anziani della Great Millstone, sono gli uomini che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e salute agli eletti della casa di Yashar Allah Israele che si affaticano in questa verità. Alla prossima. Shalom. Habad Babal. Habad Babal. Habad Hadawamiam. Habad Adawamiam. 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 Habad Gawayam. Habad Gawayam. Hayabianawa. Hayabianawa. Kwam Yashar Allah. Kwam Yashar Allah. Shalom. Shalom.